partiamo spiegando la sorpresa un attimo, così i ragazzi si riallegrano. Per la prima volta a bordo della scialuppa avete l'opportunità di parlare e di dirci la vostra. Avete presente come le chiamate radiofoniche, eccetera, eccetera? Molto questa anni sfida... 90, tipo chiama all'800 800 800. Roberto, esatto. Da Rocchi. Capitano numero uno, capitano numero due. Eccoli. Eccoci qua, ragazzi. Buonasera, buonasera. Un sacco di gente. La gatta di inizio live l'ha girata. Vabbè, quella è classica. C'erano addirittura 10 minuti prima che ci connettevamo ad aspettare tutto il countdown. Ma siete dei fantastici proprio, dei grandi. Aspetta un attimo, ma io tra l'altro sto leggendo, cioè, conto alla rovescia, innovativo, qualcuno ha detto, bel rendering delle onde, ragazzi, ma cos'è cambiato? È sempre quello? Non è cambiato assolutamente nulla, non so perché sono arrivati questi commenti della serie. Vabbè, prendiamoli come dei complimenti, sono bei rendering, grazie ragazzi, però sono sempre gli stessi. Addirittura, che grandi. Ragazzi, questa sera siamo all'inizio in due, io e Paola, perché c'è Peppe che è letteralmente in sciopero e lì con il pugno alzato che dice sciopero, adesso basta. Esattamente, basta, è finita così, basta. È una proprio foto che ho scritto adesso basta con i sindacati, 8 ore di sciopero nazionale, di continuo tutti i giorni, perché noi ci sentiamo per i cavoli nostri, non il gruppo ogni volta che c'è. Ogni volta che c'è bisogno di qualcosa, arriviamo da Peppe. È il Landini della situazione, capito? È il Landini della situazione, Peppe. Però sì, ha scioperato. No, a parte scherzi, sta lavorando, quindi non può essere con noi stasera. Vabbè, ci perderemo la parte pazza della live, però se volete la faccio io. Sono sicuro che questa sera live diventerà pazza per forza. Comunque sì, ho un canale Telegram, basta che cerchi Roberto De Maio, è aperto. Eccoci qua. Allora, comunque, come vedete anche dal titolo, siamo all'inizio noi due, ma si aggiunge il nostro ospite dopo che ci deve spiegare certe cose sul caso che immaginerete, chiaramente, e c'è anche una sorpresa dopo, come avete letto su tutti i nostri social. Questa sera non c'è Peppe, ma oltre al nostro ospite che ci sarà dopo, ci sarà qualcuno, vedremo chi, qualcun altro. Vi spieghiamo tutto nel secondo blocco, rimanete collegati, perché in giro di 20 minuti vi spieghiamo tutto e arriviamo alla questione. Tempo che Bubble fa il pippone e poi dopo arriviamo alla questione. Prima c'è da affrontare un altro tema, un'altra questione, perché ragazzi, finalmente l'hanno detto. Dopo letteralmente più di un anno, mesi, è successo veramente di tutto, ne abbiamo lette di ogni, io qualcuna me ne sono anche segnata, i soldati russi che dicono dobbiamo usare le dita come baionette, la Russia che entrerà in crisi economica e per il gas e per il PIL, Mosca che invia al fronte i cantanti e i musicisti, l'esercito è in crisi nera, la Russia è senza futuro, e adesso, dopo tutto questo tempo, si può dire quello che gente come io, Pabble, chiaramente, tantissime altre persone dicevano da sempre. Roberto, tu non stai capendo che adesso la questione è un'altra, che noi lo dicevamo, ma non perché avevamo buon senso nel dirlo, lo dicevamo perché abbiamo azzeccato, no? Cioè, c'è stato chi in questi giorni, giustamente, quando qualcuno gli ha fatto notare, dice scusate, ma dopo 2 anni che ci avete raccontato l'esatto contrario, adesso magari gliela chiediamo scusa a Pablo, a Orsini, a un Di Battista, no? Dopo gli abbiamo sparato la merda, e c'è stato qualcuno che ha detto, ma no, ma quello è come quando tu scommetti, perché ne so, per dire che la Juve perde una partita, prima o poi la Juve la partita la perde, quindi poi passi per un oracolo, capito? Quindi noi non abbiamo azzeccato, cioè non l'abbiamo detto perché eravamo di buon senso, l'abbiamo detto perché l'abbiamo buttata lì così e ci abbiamo preso, è stata una questione di fortuna, capito? Beh, niente di più, dici... niente di meno, quindi non vestirti di carattere, certo, no, noi l'abbiamo buttata a culo, è stato culo. Tu dici il nostro, che è stata fortuna, non perché siamo dei filo Putin pagati in rubli. No, mai filo Putin pagati in rubli, non,
non vale più, no? Perché altrimenti poi sarebbe troppo spudorata. Quindi adesso è diventato che noi l'abbiamo buttata così, e così come quando tu dici, che ne so, io ti dico a te, guarda che ti romperai un'unghia, tu prima o poi l'unghia nella vita te la romperai, no? E quindi io potrò dire che hai visto che l'avevo previsto. E quindi questo è, noi l'abbiamo semplicemente buttata per culo, quindi abbiamo azzeccato, dai, niente, non c'era una preparazione dietro, era perché avevamo azzeccato. Ma com'è possibile che appunto gente, così tanta gente che non scrive per il giornalino di turno, non è un analista militare, non se ne intende di tattiche sul fronte, così, cioè è un culo incredibile quella coincidenza del secolo, però. Questo, ma no? Dai, ma cioè, sì, a parte sì, vabbè, sì, la coincidenza veramente del secolo, ma noi, te l'ho detto, saremmo nati fortunati, evidentemente ci dobbiamo giocare i numeri piuttosto che gli esiti di guerra, magari ci entrerebbe qualcosa nelle tasche, invece proprio per parlare degli esiti di guerra non ci hanno mai chiamato a parlare da nessuna parte, noi nel giornale non ci scriviamo, non ci chiamano, capito, alle conferenze a fare i grandi analisti militari, quindi a sto punto giriamo sui numeri, che per culo, visto che ce l'abbiamo, sicuramente lo becchiamo, capito? Certo, questo è il fatto. Comunque, ma vabbè, dici che ci starebbe dopo appunto queste notizie, dopo gli ultimi accadimenti sul fronte a livello geopolitico, richiamare un altro Intraguglielmo di turno? Non dico per forza lui, dico tutte quelle varie persone che da sempre hanno detto l'Ucraina di poi. Col senno di poi, Intraguglielmo era anche uno dei meno peggio, perché Intraguglielmo, quando noi ce l'abbiamo avuto in live, comunque io non potevo non riconoscere un fondamento in quello che diceva, no? Aveva anche un buon grado di preparazione. Guarda, sembrerà un paradosso dirlo, ma io devo dire che quando è venuto in live con noi, io sono stata piacevolmente sorpresa da Intraguglielmo, pure se non vado d'accordo per le cose che dice, però gli ho riconosciuto il fatto che ci credesse per davvero. La cosa grave è che secondo me questi manco ci credevano, perché infatti appena hanno visto la mala parata non è che hanno dire, no, vabbè, però per me deve rimanere questa linea così perché noi abbiamo fatto bene a sostenere, no, hanno cambiato tutta la canzone, quindi adesso loro l'hanno sempre detto che l'Ucraina era in difficoltà, pure quando titolavano che l'Ucraina avanzava, capito, pure quando mettevano nelle copertine le cose che l'Ucraina stava andando a gonfiare, loro avevano sempre detto che l'Ucraina era in difficoltà, che l'Occidente prima o poi avrebbe finito gli aiuti, ma certo, ma come no, guarda, so io che mi sono vista un film diverso, mi assumo tutte le responsabilità, è colpa mia, io guardavo un altro film, non avevo colto la chiaramente mi sono riferito, capito? A Intraguglielmo, perché è uno dei pochi che abbiamo portato a bordo della sciupa, anche perché gli altri si sono rifiutati, la gente ci vengono, certo, noi li invitiamo, le persone non ci vengono, intendevo uno di quei pochi che diceva appunto Ucraina vincerà, poi come hai detto te giustamente, gli si riconosce che lui su moltissime cose ci credeva davvero. Non volevo proprio parlare di lui in generale, ma tutto quell'insieme di persone che dalla mattina alla sera ci dicevano Ucraina vincerà, è stato un ribaltamento su tutti i fronti, compreso anche quello degli aiuti, no? Perché vedi la Polonia, vedi la Slovacchia, vedi quello che succede negli Stati Uniti, quello che è successo e che sta succedendo anche in questi giorni negli Stati Uniti, no? Perché che cosa ne stavamo parlando poco prima della live, anche negli Stati Uniti è successo qualcosa, no? Con Biden, alcune sue dichiarazioni, i repubblicani che bloccano allora, i fondi. Sì. Vabbè, allora, tutta la questione, diciamo, dei fondi in realtà va più nel quadro di quella che era già la situazione disastrata che è emersa questa settimana, no? Come dicevi tu a inizio live, non se n'è mai parlato, cioè molto strano nei confronti del conflitto ucraino, che poi chiaramente era il silenzio perché non sapevano come raccontarci, no? Che tutte le fregnacce che ci avevano detto per 2 anni non erano corrispondenti a realtà, avevano illuso anche un popolo a una vittoria che non sarebbe mai potuta arrivare. È cambiata, sempre per ritornare pure al tema principale della nostra live, cioè sul concetto della difesa, no? Si è trasformata la comunicazione, quindi adesso non si parla più delle conquiste, anche Zelensky stesso ha detto proprio, dice l'obiettivo adesso sarà difendere quello che è difendibile, e chiaramente l'Ucraina per poter procedere a questa difesa in realtà c'ha bisogno tuttora, perché l'Ucraina è completamente, diciamo, posso dire, dipendente dall'Occidente e succhia dalla mammella dell'Occidente, ma già da un po', come dicevamo, però sempre per culo, noi lo dicevamo per fortuna.
Adesso ci avrebbe ancora di più esigenza di avere degli aiuti oggettivamente, certo. Questo è un dato di fatto. Il discorso è che Biden ha provato, diciamo, ad inviare o almeno a proporre al Congresso una legge straordinaria che prevedesse degli aiuti che oscillavano tra i 106 e i 111 milioni di dollari. Chi dice 106, chi dice 108, chi dice 111, facciamo insomma, una stima prossima di più di 100 milioni di dollari, però no, poi essere presi, perché dopo ti dicono non hai detto bene la cifra, lo vedi che allora non sei preparata. Esatto, quindi ed erano degli aiuti che dovevano essere riversati verso lui, appunto aiuti all'Ucraina, ma anche aiuti ad Israele e anche aiuti umanitari per la striscia di Gaza. E chiaramente per fare pressione sul Congresso, Biden ha rispolverato uno degli evergreen della propaganda, quello che funzionava tantissimo all'inizio di tutta questa storia, perché è chiaro che adesso a giochi fatti non te puoi più inventare chissà quante storie, quindi è meglio andare a riprendere quelle che funzionavano all'inizio, cioè l'unica che può rimanere in piedi è chiaramente quella, il fatto che molto probabilmente dicono che Putin, una volta caduta l'Ucraina, potrebbe avanzare delle mire espansionistiche nei confronti d'Europa, quindi che noi ce lo ritroviamo a fare le marce a Trastevere praticamente, questo è il senso del discorso. Storicamente Putin non ha mai dato avvisaglie, la Russia in generale, tolto Putin, la Russia non ha mai dato avvisaglie di avere queste mire espansionistiche verso l'Europa e l'Occidente, però loro sono convinti così. E per fare pressione sul Congresso ha rispolverato questa retorica qua. Fatto sta che però manco... Hai detto milioni e non miliardi. Mi segnalano anche dai commenti, quindi è sbucato fuori questo. No. Ah, scusate, va bene. Non miliardi, su Corriere dicono 111. Sì, vabbè, 106, 111, scusate, avete ragione, scusate. Comunque, il discorso che per mettere pressioni chiaramente al Congresso si ha rispolverato tutta questa roba qua, però il Congresso a quanto pare gli ha detto picche, cioè nel senso non sono riusciti ad arrivare al numero di votanti in grado di poter sbloccare questi aiuti, gli aiuti quindi non ci saranno, grossa delusione generale da parte di tutti. Altra affermazione di Biden stata quella che se Putin avesse mai invaso in un futuro l'Occidente ci sarebbe stata chiaramente la mobilitazione da parte dell'esercito degli Stati Uniti, quindi mo ce la raccontano come se hanno tutte le intenzioni di fare questo scontro visivo. A me mi pare che in 2 anni di opportunità di fare questo scontro faccia a faccia ce n'abbiano avuto una marea, ma si è sempre, scusatemi il termine, cagati sotto, cioè letteralmente non abbiano mai progredito nel farlo, nonostante avrebbero potuto sfruttare ogni casus belli possibile e immaginabile. Vedi ad esempio il missile in Polonia, là se ci fossero state intenzioni, figurati gli Stati Uniti che sono dei grandi artisti nel crearsi casus belli anche dove non ci sono, l'avrebbe potuto sfruttare tranquillamente. E quindi adesso si paventa questa non è finita, perché potremmo pure arrivarci a sta benedetta terza guerra mondiale, ma in realtà sono tutte minchiate, sono quella roba, sono veramente gli ultimi angoli di una propaganda che non sa più manco dove appellarsi. Tra l'altro ce lo scrivono anche nei commenti, che 8:30 è stata paventata la carata di Putin fino al Portogallo. Io questa cosa qua non me la sono preparata il video per stasera. No, in realtà non lo sapevo nemmeno io, però cioè, non avevo visto la clip di 8:30. Ragazzi, non siamo così masochisti da guardare di continuo 8:30, sappiate, non siamo così masochisti. Cioè, scusate, ops, mi è uscita la parolina. Va bene, dobbiamo guardare tanta di sbobbaccia, però magari ogni tanto una ce la salviamo pure. Però, sì. Raga, cioè, nel senso, sono chiaramente gli ultimi rantoli politici questi, di una propaganda che ha a che fare con un concetto politico, perché il giorno che cade Zelensky, o meglio che finisce la guerra in Ucraina, non cade solo Zelensky, cadono tante e tante altre teste politicamente parlando. L'Europa, una marea ne cadranno, non tutte, perché ci sono gli intoccabili chiaramente,
però Biden è una di quelle teste anche a rischio, perché in previsione anche delle elezioni nel 2024, la corsa contro Trump, insomma, un conto è che ne esci dando l'impressione che ce l'hai messa tutta fino alla fine, anche a costo di prenderti il no del Congresso, un conto è se tu invece cominci a dare gli spalle senza dare nemmeno una giustificazione. Quindi è l'ultimo modo per tenersi saldi, una, cioè per fidelizzare in prospettiva delle prossime elezioni, ma non c'è letteralmente più niente dal punto di vista bellico che si possa anche soltanto intavolare, è tutto mediatico anche, adesso anche perché, la conclusione è mediatica, capito? Ok, dicevo, anche per, cioè, di sicuro in questo momento non invidio assolutamente la posizione di Zelensky, anche perché soprattutto c'è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato tantissimo per questioni di tempo, ma che nel caso andava approfondita con uno speciale a parte, che possiamo fare solo grazie alle vostre sub, quindi a proposito, già che ci siamo, grazie a PDG che ha rinnovato l'abbonamento per 5 mesi, scrive: vengo qui su Twitch, altrimenti su YouTube dono compulsivamente. No, devi venire su YouTube, su Twitch, dove ti pare, dovete cacciare i soldi. Sajik 2 che ha rinnovato per 3 mesi, è bello essere dei vostri da qualche tempo, grazie mille, la scialuppa va avanti solo grazie a voi, ricordatevi tutte le persone che ci stanno seguendo su YouTube, che in questo momento sono di più rispetto a Twitch, abbiamo attivato gli abbonamenti, c'è scritto abbonati vicino a iscriviti, fate la super chat, sosteneteci, anche perché streamer tutti i mesi ci chiede il conto e la scialuppa può andare avanti solo grazie a voi. Stavo dicendo, non invidio Zelensky perché c'è anche la questione del gasdotto, dello StreamYard che era venuta fuori, anche quella è una cosa epocale, no? Se ci pensi che giornali come il Washington Post, che sono americani, che ti danno letteralmente questa notizia, questo sommato chiaramente a quello di cui stiamo parlando questa sera, ovvero brutte notizie dal fronte, non è... Non si prospettano il Nord Stream secondo me no, cioè nel senso il Nord Stream è dato per scontato ormai che è andata bene così, va bene così, non è, nessuno si indispettisce alla scoperta che il Nord Stream in realtà è stato sabotato da quelli che hai aiutato. No, ho detto però se metti tutti insieme queste cose, i fondi bloccati, ma per noi, le brutte notizie. Per noi, culo abbiamo preso la cosa, per noi chiaramente, certo, ma noi anche quando uscì la notizia del Nord Stream abbiamo subito fatto una snocciolatura di tutti gli scenari possibili, quando in realtà la stampa aveva già trovato il colpevole, siamo stati gli unici a dire guardate, aspettate, sono un attimo perché ci sono tante 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 possibilità, no? Quindi adagio, però il Nord Stream nessuno fa un piega sul fatto che il sabotaggio sia arrivato proprio da quelli a cui tu hai dato le armi, guarda che c'è anche in realtà in prospettiva, a me la cosa che preoccupa di più in prospettiva sono proprio le armi che noi abbiamo dato, perché sono abbastanza convinta, come spesso è accaduto anche storicamente, che quando tu finanzi una resistenza e poi improvvisamente tu questi qua li abbandoni, e passa poco il tempo, cioè ci vorrà poco tempo prima che, anziché identificare in Putin il nemico, cominciano a guardare che forse il nemico sei tu. Perché la disillusione poi degli aiuti dell'Occidente che non arrivano più e la distribuzione di armi che è dato ci mettono poco a diventare un altro tipo di resistenza che però non è più contro il nemico che gli avevi servito a tavolino ma diventa contro di te. Vedi ad esempio la guerra in Afghanistan, cioè letteralmente finanziata dagli americani si è creato un mostro nel cuore dell'Europa. Cioè il conflitto afgano-sovietico ha generato un mostro nel cuore dell'Europa con tutte le armi fornite dall'Occidente e dagli Stati Uniti. Quindi sono più preoccupata di quello, di quelle che potranno essere le rappresaglie di disillusione nei confronti dell'Occidente che te ci ha portato per mano a morire, praticamente non si è mai sporcato le mani, e a un certo punto questi... Cioè, qualcosa potrebbe succedere in questo senso, quella è la cosa che mi preoccupa di più. Del Nord Stream non gliene frega un cazzo a nessuno, va bene così, figurati, è andata benissimo così. Dopo per un anno persone come il sottoscritto e te sono state chiamate dei filo Putin, pagati a rubli. No, io ero proprio l'amante. Ero l'amante di Putin, ci tengo alla forma. Perché... L'amante potremmo dire di peggio anche, no?
Cioè, certo, potremmo dire amante con un'altra parola, perché ti hanno chiamato anche con un'altra parola. Allora, intanto, grazie mille a Matteo Persico, nuovo membro cadetto della scialuppa, perché appunto chi sta cliccando su abbonati, vedete che ci sono gli abbonamenti per vari livelli, potete scalare la gerarchia della marina della scialuppa, cliccate su abbonati. Una cosa, poi quando Bubble c'ha tempo vi fa pure le iconcine, state tranquilli, almeno domani, c'è una soddisfazione grafica domani alla romana, proprio la voglia di lavorare, esatto. Sartamo addosso, praticamente. Esatto. E quando Bubble vi farà tra poco le iconcine, avrete anche le iconcine. Intanto grazie per sostenerci. Mi era venuta in mente una cosa prima, quando stavi riflettendo sul difendere l'Occidente, e mi è venuto in mente che sì, è vero, perché chiaramente è un dato di fatto quello che hai detto, che sia quando era scoppiata la guerra era venuto fuori difendere l'Occidente, sia sta venendo fuori adesso perché appunto sta un po' traballando tutto, e quindi sono costretti a fare quel tipo di dichiarazioni. Però un'altra cosa che ho notato è che la questione della parola Occidente, del difendere l'Occidente, è venuta fuori anche con Israele e Hamas. Quindi la mia domanda è, che ti faccio io a te, questa cosa può essere usata anche un po' a livello cronologico? Cioè, questo ci dice che siamo arrivati ad un certo punto della guerra, che appunto siamo agli sgoccioli, col fatto che è stato usato sia all'inizio che alla fine, e appunto questo troverebbe conferma anche nel fatto che proprio all'inizio in Israele e Palestina è stata usata la stessa identica, eccolo il cane, è stata usata la stessa identica argomentazione. Cioè, quindi questa argomentazione potrebbe anche segnare una fase a livello cronologico nella guerra, oppure no, l'hanno detta solo perché non sapeva che cazzo dire. C'è il microfono staccato. Aspetta, che c'è, lo so, perché c'è lo stronzo che abbaia, ecco perché c'è il microfono staccato. Allora, cioè, la mia osservazione è: inizio Russia-Ucraina, difendere l'Occidente. Inizio Israele-Palestina, dobbiamo difendere l'Occidente. Cioè, è una coincidenza, no, c'è un motivo perché hanno in entrambi no, i casi? Allora, cioè, chiaramente non è un'incidenza, però ha molto più che a vedere con il discorso della più becera e mera propaganda, non c'è nient'altro. Perché comunque tu incarni l'Occidente in tutto e per tutto, c'è un etnocentrismo occidentale che porta l'Occidente a credersi il più bello, il più bravo, il più giusto di tutti, le nostre democrazie sono perfette e gli altri fanno tutti quanti schifo, e quindi è chiaro che l'Occidente si arrocca su se stesso, non potrà mai dire che l'Occidente sta commettendo atti che sono indicibili, non si potrà mai esporre un qualcosa di diverso mettendo anche soltanto una critica nei confronti dell'Occidente. È perfettamente normale che il problema è sempre esterno, che l'Occidente sta procedendo ad una difesa a riccio contro un grande nemico che lo vuole distruggere. Non si porta avanti guerra in nessun altro modo se non fornendo questa interpretazione qua, altrimenti chi le farebbe le guerre per te se il nemico non fosse sempre qualcuno altrove? Cioè, io non ci vedo una cronologia che dici, sai, coincide con un periodo, no, è semplicemente PC proprio della propaganda. Cioè, anche no, se tu leggi, che ne so, l'Iliade nel vero senso della parola, che io ci feci pure il video, però, perché è un argomento che mi sta molto a cuore, però se tu leggi l'Iliade c'è lo stesso identico etnocentrismo, cioè l'Occidente che si è fatto umiliare da un re orientale, dove non era possibile che questi orientali, che non hanno i nostri stessi valori, ci umiliasse, e alla fine l'Oriente che si piega all'Occidente. Questa è stata l'interpretazione che viene da anche dell'Iliade, è propria di tutte le guerre, quelle che ci raccontiamo noi. Le guerre che si raccontano gli altri saranno speculari, cioè che siamo noi chiaramente che minacciamo le loro entità, perché così sono le retoriche di guerra, c'è poco da fare. Cioè, no, anche perché mondo. Allora, secondo me hai usato una parola azzeccatissima, che hai detto la più becera propaganda, e in effetti cioè, è proprio così che va definita, perché tu quando vai a tentare di spiegare un intero conflitto, un'intera situazione geopolitica, dicendo è la Russia contro l'Occidente, cioè alla fine di quello si tratta. Cioè, io col fatto che sfrutto il fatto che sono un pochino più giovane, io i miei coetanei, comunque in generale ragazzi, che ho visto apprezzare, appoggiare quell'idea, sia per il conflitto Russia-Ucraina, sia per il conflitto Israele-Palestina, cioè, nel senso, sono gli stessi che a queste cose ci accompagnano, che ne so,
la polemica, cioè la questione dell'impero romano che abbiamo già tirato fuori, i giga chad, siamo l'Occidente, le crociate, quindi cioè, sono queste effettivamente le argomentazioni che vogliamo tirar fuori per cercare di spiegare una guerra, un conflitto, cioè, quindi veramente ha senso chiamarla propaganda becera, perché poi alla fine fa quell'effetto lì su quelle che fanno leva, no? Su quelle che ti piano qua. La propaganda è fatta di questa roba che ti deve prendere al petto molto più che alla ragione, perché se ci fosse la ragione, molto probabilmente, ecco, avremmo capito molto prima e senza dover aspettare gli articoli di giornale ridicoli, come quando dicevano che combattevano con le pale, che usavano le dita, come, cioè, dai, abbiamo... Ma era Open che lo scriveva delle pale? Sì. No, sicuramente abbia letto male, non è possibile. Ho letto male io, sì, infatti. Ma lascia stare le pale, perché le pale ormai è inflazionato, ma guarda che ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori, tant'è che infatti il problema è che questa guerra è sempre stata molto più mediatica, per questo dico occhio adesso, perché adesso che sono agli sgoccioli, guardate che pomperanno mediaticamente un qualcosa, cioè usciranno con mediatiche, non belliche, perché bellico non è più recuperabile, cioè ormai è andata. Non lo ammetteranno mai, ma ormai andrà. Però praticamente ancora possono cercare una rivalsa come appunto propaganda nei confronti dell'opinione pubblica. Quindi occhio che questo periodo sarà bello, bello intenso, perché sta guerra è sempre stata più mediatica che altro. Il conflitto in Ucraina ha avuto delle dinamiche da prima guerra mondiale, cioè il guerre di trincea senza che ci sia nemmeno un porta aereo, in alcuni casi non abbiamo visto volare nemmeno un aereo, cioè veramente dinamiche da prima guerra mondiale, ma esposizione mediatica turbo mega 1000-3000, capito? Cioè va proprio una cosa fuori da qualunque portata. Allora, c'è il nostro abbonato, tra l'altro il nostro primo abbonato, non si scorda mai, Matteo Persico, che ci scrive: ho sentito Orsini sottolinea che dice esattamente le stesse cose che dice Paola. Se lo invitate, pensate che venga? Allora, noi adesso non sappiamo se verrà o se verrebbe Orsini, però comunque in generale, così ve lo dico anche per il futuro, sappiate che in futuro stiamo organizzando puntate sia da una parte serissime con ospiti di un certo calibro, di un certo livello proprio così, ok? Sì, invece dall'altra parte stra divertenti e stracazzone, quindi non saprei proprio come rispondere. Mi sa che settimana prossima forse è più la seconda che la prima, in base all'idea che mi sono fatta, però vabbè, ci divertiremo comunque. Uè, ero abbonato anche su Twitch, ma lo odio, ti sta scrivendo Matteo Persico. Tra l'altro su Twitch, aspetta, grazie mille a Danilo Meloni 22, che ha rinnovato per 5 mesi su Twitch. Grazie mille, ragazzi, la scialuppa. Posso rispondere, mi devo togliere il sassolino. Sì. Invitate Torella, l'abbiamo invitato, non è voluto venire. L'abbiamo invitata ai bei tempi della faida, no? Della grande faida che c'era stata tempo fa, a luglio, se non sbaglio, no? C'era stata tutta quella cosa. Gli abbiamo le teorie del complotto su Bubble. Sì, col video sul complotto. A voi vi siete persi, se poi prima o poi lo toccheremo questo argomento, perché andrà toccato. Voi vi siete persi che io ho un video, cioè hanno fatto su di me un video delle teorie del complotto, dicendomi che era una rettiliasi, ma così ci mancava. Raga, prima o poi ve lo devo mandare, lo dobbiamo far vedere, perché è divertentissimo, ci facciamo la reaction sopra. Partito sì, politico, sì, poi tra l'altro, cioè, uno specifico partito politico dei Bubble, mamma dei rettiliani, è la prova. Però io la mia teoria del complotto ce l'ho, voi ce l'avete la vostra teoria del complotto? Sai che anche questo, però, guarda che voi ce l'avete. Non sei abbastanza importante finché non ti danno del gatekeeper o non fanno una teoria del complotto su di te. Non sei abbastanza importante. Esatto. Finché nel fondo dell'occhio non ti trovano lo spaccato del rettiliano, non sei nessuno. Quindi io posso dire di essere qualcuno adesso, capito? Cazzo, non sono ancora un cazzo di nessuno. Devo mettermi a fare i fact check di continuo. Per favore, aiutate questo ragazzo.
aiutate questo ragazzo, fateglielo voi un video sulla, sul complotto su di lui, ne so che sai, che vuoi essere rettiliano, alieno, massone, no, che vuoi amico essere amico dei fact checker amico dei fact checker, beh, amico dei fact checker, alla fine si è fatto anche un po' fact checkare in un video, ma alla fine solo per far finta che è dei nostri, in verità anche lui è un fact checker, tra l'altro l'ho anche fatto un fact check di recente sul giornale, quindi c'è proprio azzeccatissimo. Ah, quindi sei proprio gatekeeper maledetto. Fategli un video dove diventate del gatekeeper, così pure Roberto assurge all'Olimpo, capito? Il suo momento di importanza. Allora, direi che siamo pronti per passare al prossimo argomento, che è quello, è quello caldo, è quello recente, è quello che scalda. Quindi diamo il bentornato al nostro ospite di questa sera, Kevin Del Chicca. Ti senti? Ci vedi? Puoi parlare? Tutto a posto stavolta? Spero di sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo, sì, tutto bene. Ma perché con Kevin non funziona mai niente, quindi sì, per ora non ti sentiamo, potere interno di distruggere le cose, però va bene ragazzi, dai. Anche perché l'ultima live, cioè c'ero io che stavo di continuo, no, così, non in chiamata, però fare gli audio con Kevin a cercare di sistemarlo, c'era gente che mi diceva, che scriveva anche, ma che cazzo fai al telefono, cosa fai di continuo quello con il microfono spegnato che sta al telefono, stavo cercando di collegare sto stronzo, ecco, stavo cercando di fare. No, eccoci, si sta qua. Davvero, si stava facendo i cazzi suoi, io lo so che si stava facendo, era di sì, so. Ah, ok. Benissimo, allora. Vai, parti. No, ah, parti che è calda, partiamo. Sono proprio curiosa. Partiamo a bomba. Allora, ma cosa faccio? Faccio prima parlare un attimo Kevin, iniziamo subito spiegando la sorpresa. Come volete. Partiamo spiegando la sorpresa un attimo, così i ragazzi si riallegrano. Per la prima volta a bordo della scialuppa avete l'opportunità di parlare e di dirci la vostra. Avete presente come le chiamate radiofoniche, eccetera, eccetera? Molto questa anni sera... 90, tipo chiama l'800. Roberto, esatto. Rocchi, queste cose così. Questa sera avete l'opportunità di farlo, scusate, vi rompo le palle adesso giusto 2 minuti per darvi un attimo di linee guida, perché sennò diventa ingestibile per me che sono dietro la regia della scialuppa e tutto. Allora, innanzitutto tengo 3-4 persone in studio per volta, quindi se io tra un po' metterò il link per entrare qui in studio su StreamYard, ok? In modo che potete parlare con noi. E io terrò 3-4 persone, quindi se vedete che vi caccio fuori non è perché mi state sul cazzo voi, ok? È perché io non posso tenere un tot di roba qua in studio, quindi tengo 3-4 persone, parla uno, salutiamo, entra il prossimo, eccetera, eccetera, ok? C'è il ricambio. Gli state sul cazzo. Ecco, appunto. Vi chiedo nel caso, quando entrate, di scrivere proprio a livello radiofonico, quindi che ne so, Roberto da Bologna, Paola da Roma, Kevin da non so dove sei? La Spezia, purtroppo. Ok, ragazzi. Kevin dalla Spezia, eccetera, eccetera. Quindi di fare quello e soprattutto di entrare con la videocamera spenta, quindi solo l'audio, in modo che io quando vi aggiungo allo studio non vi fa cose come queste, che dobbiamo stare di continuo a gestire i riquadri, ma entrate proprio come se foste al telefono, quindi con solo l'audio. Adesso parliamo un attimo con Kevin della questione, e quando si va un po' più sul fuoco, un po' più sul fuego, visto che alla fine sta questione qua ha risvegliato sia i peggiori fricchettoni della serie Che schifo le armi, sia i peggiori cowboy della serie Dobbiamo sparare a tutti. Sono sicuro che ci sarà da discutere questa sera. Quindi vai Kevin, dici che cazzo sta succedendo con il gioielliere, che cosa è successo e spiegaci un po'. Cosa è successo? Però allora, in termini comprensibili anche per noi profani, per noi proprio, allora, capito? Da cosa proprio... Abbiate pazienza perché devo spiegarvi una cosa molto tecnica del diritto, che tornerà più avanti e che cercherà di dare una risposta immediata magari a domande che andranno dove non devono andare. Perché questo qui dà una risposta semplice a tante cose. Però, ripeto, se non capite qualsiasi cosa, non vogliate capire, ditemelo, fermatemi, interrompetemi Roberto, Pablo, se leggete dei commenti di gente confusa, ditemelo. Allora, vai pure. Io dico sempre una cosa, parto da una premessa semplicissima. Non è che se il diritto è, diciamo, una scienza ed è stato definito tale da molti studiosi, e quindi si, diciamo, presta a essere argomento da bar, allora è un argomento da bar. Mi spiego meglio. La matematica è una scienza che è molto complessa
e quindi la gente giustamente non la troverà al bar a chiacchierare di matematica. Ma perché? Perché i suoi elementi, diciamo, base, ovvero l'utilizzo di numeri, l'utilizzo di regole complesse, si prestano poco alla chiacchiera da bar. Il diritto purtroppo ha questo difettuccio che utilizza la lingua italiana, e quindi molta gente dice, ah bene, essendo italiano io lo posso capire tranquillamente. No, il diritto è un insieme di regole complessissime, e ripeto, io cercherò di fare un riassunto velocissimo di cosa andremo a parlare stasera, che devono innanzitutto essere studiate, che creano su questi studi dottrine. Che cos'è la dottrina? La dottrina è l'insieme degli studi che vengono fatti riguardo gli istituti giuridici, che non sono semplici come sembrano. Quindi, se ad esempio, come parleremo stasera, e stasera di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Ecco, esatto. Voi vi divertite a calcolare i derivati, ma non tutti gli italiani lo fanno. Non tutti lo sanno fare, aggiungerei. Vai pure. Tipo Paola, ad esempio. Io, aspetta, ti interrompo solo un secondo. Sai che cosa vorrei fare come cosa speciale? Cioè, se arriviamo tipo, non so, un certo numero di sub, di abbonamenti, vorrei fare delle puntate dove Paola spiega delle cose di storia a me che io non so un cazzo, e dove io cerco di spiegare delle cose di matematica a Pablo. Secondo me sarebbe stupendo. Impossibile, Robè. Impossibile, Robè. Cioè, levaci proprio mano, te lo dico. Potrei stupirti. Vai avanti, Gabi. Allora, ragazzi, quindi, detto ciò, noi stasera parliamo di un argomento che gli italiani sentono tantissimo, non solo gli italiani, che è la legittima difesa. La legittima difesa, che è un argomento che tutti vedono come, oddio, non viene mai riconosciuta, il diritto è strano, non abbiamo abbastanza tutela. Allora, è un argomento complesso. E un ragazzo, molto intelligente, che ho visto già nei commenti, mi ha parlato della teoria quadripartita del reato. Già, se vi dico così, vi sconvolgerete. Sì, no. Che cazzo è? Vai al punto, dai. Prima di parlare, quindi, cosa vuol dire questo? Il reato, affinché si configuri come è il caso del gioielliere, ha bisogno di determinati elementi, che poi vedremo dopo. Cosa è successo nella fattispecie concreta? Questo gioielliere si è visto entrare tre rapinatori. Questi rapinatori cosa hanno fatto? Volevano appunto rapinarlo. Lui ha preso un'arma e con quest'arma voleva uccidere questi rapinatori, che nel mentre erano usciti, ok, dalla sua gioielleria. Questo qui è un problema. Cioè, questi rapinatori, una volta entrati, sono usciti dalla sua gioielleria, ok? Una volta dopo aver commesso, diciamo, la rapina. E lui, e su questo poi lascio a voi le conclusioni morali, se è stato un eroe o meno, ma il diritto, anche qua, una cosa molto importante che magari affronteremo, il diritto se ne frega della moralità e della cosiddetta giustizia. Il diritto è, lo so che sembra una controintuizione, il diritto cerca di essere il più crudo e scientifico possibile. So che questo per voi suonerà strano, ma è così. Ma lo riprenderemo dopo questo discorso. Quindi lui esce fuori, in modo, tra virgolette, eroico, spara a questi rapinatori, uccidendone due e ferendone uno. Alla gamba. Di cosa è stato accusato? All'inizio di omicidio colposo. Omicidio colposo perché, poi ne discuteremo anche di questo velocemente dopo. Io ripeto, ragazzi, sto cercando di semplificare al massimo, poi tanto dopo ci ritorniamo sui singoli aspetti. E poi, successivamente, è stato, diciamo, convertito, no, il titolo che gli era contestato in omicidio doloso plurimo, che semplicemente è due omicidi e un tentato omicidio più, e questo gli era già stato contestato all'inizio, detenzione illegittima d'arma. Cosa succede in questi casi? Il giudice deve fare una valutazione, deve dire, benissimo, ci sono queste contestazioni. Che cosa facciamo? Fanno le indagini. E da queste indagini bisogna ricreare la dinamica dei fatti. Benissimo. Ho visto una domanda. Partiamo dalla pistola. La pistola era detenuta illegalmente? No, nel senso, la pistola di fatto lui la poteva portare. Qual è il problema? Che quando ti danno, diciamo, la licenza per portare un'arma, tu quell'arma la devi non solo detenere nei luoghi indicati dal porto, quindi tu non la puoi portare fuori dal luogo, altrimenti saresti, diciamo, come una normale forza dell'uomo. Quindi lui ce l'aveva il porto d'armi? Lui ce l'aveva il porto d'armi. Ah, mi sembrava di aver letto il contrario, che strano. No, lui ce l'aveva il porto d'armi, almeno.
da quanto io ho visto da dei riscontri che hanno fatto, lui ce l'aveva il porto d'armi, il problema era un altro. Ripeto, dalle notizie che ho io, perché ancora, diciamo, non sono usciti tutti gli atti, ok? È uscita la sentenza. Chiaro. Chiaro. Devono ancora uscire le motivazioni, da cui poi vede effettivamente uno ha in mano le chiavi per poter capire effettivamente tutti gli elementi di indagine. Ma levando quel discorso, il problema... Allora, vabbè, che lo sto leggendo su fanpage. Scusa, Gavin, dicono che aveva un porto sportivo, non per legittima difesa, anche dai su fanpage c'è scritto... Pistola di cui non possedeva più il porto d'armi, quindi mi sa che l'aveva prima. No, ecco, c'è una distinzione. Spiegaci questa cosa, insomma, se c'è differenza tra... Allora, il porto d'arma non è che... Cioè, il porto dell'arma c'ha delle distinzioni interne, però di fatto ti legittima portare l'arma. Non specifica esattamente, diciamo, per cosa tu la usi. Cioè, poi di fatto c'è anche l'uso sportivo. Però, di fatto, tu puoi detenere un'arma. Poi all'interno ci sono delle specifiche che ti indicano dove tu quest'arma la puoi portare, come la puoi utilizzare. Esempio, però non è, la legittima difesa non c'entra in quel caso. Esempio, io in casa ho un'arma ad uso sportivo perché la uso, ti faccio un esempio, per andare al poligono a sparare. Se mi entra un ladro in casa ho tutte le cose che poi vedremo dopo, no? Quindi concretezza del pericolo, immediatezza del pericolo e attualità del pericolo, e viene offeso un bene giuridico rilevante, attenzione, io anche se l'arma ce l'ho per uso sportivo, ma posso nell'immediatezza utilizzarla, opera la legittima difesa. Questo quindi spero che questo sia chiaro. Ok. Io sto specificando un'altra cosa però, il porto d'arma cosa vuol dire? Definisce anche l'area, il perimetro, la circoscrizione entro cui io quest'arma la posso portare. Cosa vuol dire questo? Che se io ho un porto d'arma ad uso sportivo, l'arma o ce l'ho in casa custodita o ce l'ho al poligono. Non la posso avere, ad esempio, sull'autobus, ok? E lui quindi è uscito da questo perimetro. Esatto, cioè, ovviamente, cosa succede? Io mi dovrò spostare con l'arma, ma io devo dimostrare che sto andando effettivamente a un poligono di tiro, ad esempio. Vabbè, cosa che nel suo caso non è successa, visto che è uscito sparandogli. Esatto, cioè lui di fatto ce l'aveva il porto d'arma. Qual è il problema? Lui è uscito con l'arma fuori dalla gioielleria, non per, ad esempio, andare al poligono, poligono. Ma lo è andato a fare in giro al poligono. Il problema è che l'ha fatto con dei rapinatori. Ora, stiamo scherzando su questi discorsi, ripeto. Moralmente, diciamocelo francamente, tutti pensiamo la stessa cosa. Sti gran cazzi, erano rapinatori. Benissimo, ma il diritto non opera così. Quindi, se viviamo in uno stato garantista, dobbiamo rientrare nei limiti della legge. Che lo so che è complicata come cosa, lo so forse è per alcuni di difficile comprensione, però è così. Cioè, il diritto non è che dice povero gioielliere... Non povero gioielliere, l'arma ce l'avevi ad uso sportivo. No, il diritto dice tu dovevi avere l'arma in casa, punto. Esci fuori con l'arma. In molti però, scusami se ti interrompo, in molti l'hanno detto povero gioielliere, se la son fatta anche con il giudice per la condanna, che non mi ricordo se l'hai detta nel caso, è giusto, ho letto bene, di 17 anni di reclusione. 17 giusto? Anni. Sì, sì, sì. Ecco, sì. Cioè, molti hanno detto povero gioielliere della serie, non ingiustamente carcerato, però ingiustamente condannato, eccetera, eccetera. Appunto, cioè, argomentazioni di questo tipo. Giustamente carcerato sa molto di neomelodico, comunque, te lo dico, Fratum, ingiustamente carcerato. Ingiustamente condannato in questo, a così tanto, chiaramente, intendo. E tu, se non sbaglio, cioè, sei anche incazzato con queste persone, perché mi ricordo che anche tempo fa mi hai mandato degli audio, mi hai chiamato dicendomi no, il giudice ha fatto benissimo. Allora, io dico questo. La gente ci sta che gli dispiace per la situazione del gioielliere, perché ha commesso un reato, e ora vediamo il perché, perché non operava la scriminante della legittima difesa, perché mancava l'attualità del pericolo. Se i rapinatori stanno uscendo, stanno scappando, anche se ti hanno rubato dei beni, ed è vero, è grave, non sei più legittimato a inseguirli e a spararli, tra l'altro, fuori dal locale. Perché se fossero stati dentro al locale intendo gioielleria in questo caso, non dico che la situazione sarebbe completamente cambiata, ma poteva cambiare, la difesa aveva più strumenti. Io dico però, la gente ha criticato subito il giudice, come in ogni caso, ma io dico sempre,
Io dico sempre una cosa: il giudice non ha motivi di lasciare a piede libero o comunque di condannare un innocente, non gliene frega niente al giudice, cioè il giudice a fine mese ha il suo stipendio, non ha problemi di questo. Anzi, a volte il giudice mette delle sentenze che sa benissimo che indignerebbero l'opinione pubblica, ma lo fa perché? Perché lo obbliga la legge. In questo caso, poi lo analizziamo per bene, mancavano tutti gli elementi per configurare che cosa? La cosiddetta scriminante della legittima difesa. Che cosa vuol dire la scriminante della legittima difesa? Cioè, quando un fatto che uno commette è un fatto che configura un reato, ci potrebbero essere delle situazioni, delle condizioni che lo legittimano, questo reato. Un esempio: uccidere una persona di fatto è un reato, ok? In gergo si dice, è un fatto tipico, colpevole e antigiuridico in teoria. Cosa vuol dire questo? Che ha tutti gli elementi affinché il reato sorga, affinché il reato nasca. Poi se volete approfondiamo queste cose, io ve l'ho dette per... No, nessun approfondimento, vai al punto. Mancava, grazie, però ti vedo che è proprio incavolato, eh. Incavolato nero. Vabbè. Il fatto era... Non era però scriminato, quindi si dice non aveva la causa di giustificazione della legittima difesa. Perché? Perché mancava l'attualità del pericolo, cioè affinché la legittima difesa operi, e poi comunque c'è anche l'articolo 52 che lo riporta, non vogliono ascoltare la parte tecnica, ma ci sta, assolutamente. No, io invece sono molto interessata alla parte tecnica, perché penso che sia fondamentale, perché alcuni nei commenti non hanno nemmeno capito che queste non sono i tuoi pensieri, ma è quello che dice la legge. Infatti stanno, ragazzi, dicendo Kevin, ma boh, che ne so, boh Kevin, no, non sono d'accordo, regà, non sta dicendo iniziamo a mettere pensiero link, sulla link, questione. No. Sì, allora, perché secondo me mo si surriscalda la faccenda, capito? Quindi comincio a mettergli link, così ragazzi, okay, se vogliono intervengono e via. Però io in realtà Matters sono molto interessata. No, allora, Matters, sì, io ho riportato la semplicistica teoria tripartita. Matters è un giurista, immagino. C'è la teoria quadripartita che dice che anche il fatto deve essere punibile. Ma ora non solo entriamo in questo, entriamo nella tecnicità delle cause di giustificazione. Che cosa sono le cause di giustificazione? Non è solo la legittima difesa, è l'esercizio di un diritto. Per esempio Pablo, che fa satira, qualora diffamasse, tra virgolette, con una sua vignetta e, diciamo, questa sua diffamazione però rientrasse in determinati limiti, sarebbe scriminata, si dice, giustificata per l'esercizio di un diritto, che è una delle scriminanti presenti nel nostro ordinamento. La legittima difesa è un'altra scriminante, è un'altra causa. Sono una paracula qua, scusa, da satira, capito, dico quello che cazzo mi pare, esatto. No, a parte scherzi, però sì, è così. La legittima difesa è un'altra causa di giustificazione, che, ripeto, subentra però con determinati aspetti, con determinati parametri. Esempio, appunto, abbiamo detto l'attualità del pericolo, la proporzionalità fra l'offesa ricevuta al bene giuridico, e che, attenzione, non vuol dire vita per vita, colpo per colpo. No, posso anche tutelare un bene giuridico materiale pagando, diciamo, come contro bene la vita di una persona. Attenzione, non vuol dire che mi devono uccidere, allora io li ammazzo e sono scriminato, non per forza, ok? Quindi una proporzionalità fra beni giuridici in gioco, ad esempio, vi faccio un esempio per farvi capire, la libertà sessuale è un bene giuridico fondamentale. Se mi stanno per violentare, ok, ora uso questo termine, spero che Twitch ce lo passi, ci buttano giù il canale subito, capito? Se mi stanno per violentare, io uccido il mio violentatore, ovviamente nell'immediatezza della cosa, non quando è uscito di casa e se ne sta andando via, sono scriminato, perché la libertà sessuale è un bene giuridico fortemente tutelato dal nostro ordinamento, è considerato ormai dalla giurisprudenza alla stregua della vita, anche addirittura. Quindi, se mancano però questi aspetti, non opera la scriminante, ragazzi. È molto semplice, in questo punto è molto semplice. Mancando la causa di giustificazione, il reato c'è, sussiste. Cosa è successo? Perché gli hanno dato 17 anni?
se voi andate a vedere, la pena minima per l'omicidio è 21 anni, quindi voi mi direte, ma come, scusami, 21 anni? 17? No, ovviamente ci sono state comunque riconosciute delle attenuanti, ok, al gioielliere. Hai sentito parlare anche di tipo attenuanti, hai sentito anche la, un terzo tipo di qualcosa, non so se si riesce a spiegare. No, semplicemente, ragazzi, gli sono state riconosciute le cosiddette attenuanti generiche. Che cosa sono le attenuanti generiche? Sono delle considerazioni che il giudice fa riguardo al caso concreto che, secondo il tuo parere, quindi attenzione, questo è uno dei pochi casi all'interno del nostro ordinamento in cui il giudice ha la possibilità di intervenire con la sua discrezionalità. In questo caso il giudice ha detto, beh, stante comunque la situazione, un'aggressione del genere, il fatto che comunque avesse paura di un'aggressione magari ai propri familiari anche, o perché comunque, almeno da quanto ho letto io dalla notizia, sembrerebbe che all'interno della gioielleria, sembrerebbe, poi ragazzi ripeto, io ho letto degli articoli, non ho sì, proprio... Sì, vai tranquillo, basta usare condizionali, sembrerebbe? Sembrerebbe che all'interno del negozio ci fossero anche dei suoi familiari, non so se la moglie, la figlia, mi sembra di aver letto. La moglie ho sentito qualcosa anch'io. La moglie, sì. Ok. E in più anche lui aveva già subito delle rapine, quindi il giudice ha tenuto conto di queste situazioni e gli ha riconosciuto le cosiddette attenuanti generiche, cioè un calderone di attenuanti al quale il giudice, diciamo, dal quale il giudice può attingere, no? Può dire, vabbè, gli riconosciamo queste attenuanti generiche. In più, un'altra attenuante che gli era stata riconosciuta è l'aver agito, ad esempio, nello stato d'ira, ok? Cioè, quindi... una rabbia, no? Questa qui invece è un'attenuante espressamente prevista all'interno del nostro codice. Cioè, quindi, nello stato d'ira causato da un fatto giusto altrui. Quindi, io subisco una rapina, mi incavolo, ammazzo una persona, ovviamente vengo punito, ma ho un attenuante, ho subito un fatto ingiusto altrui, okay? Che, attenzione, deve essere riconosciuto dall'ordinamento. Non è che Roberto mi vede per strada e mi manda a cagare, è un fatto ingiusto altrui, attenzione. Ma, ad esempio, subisco un reato, uno schiaffo, e io ti sparo in testa. Esempio. È un fatto ingiusto altrui, perché ho subito una percossa, che è un reato riconosciuto dall'ordinamento, però commetto a mia volta un reato, io non sono scriminato, non ho per ovviamente la legittima difesa, però ho subito un fatto ingiusto altrui. Spero di essere compreso in questo. Allora... L'avvocato ci ha provato, giustamente l'avvocato, dicendo, però c'era la scriminante putativa. Che cos'è la scriminante putativa? Quando io penso che ci sia una causa di giustificazione, ma la causa di giustificazione... Cosa ti ridi, te? Perché ti metti a ridere dal nulla? No. Perché io c'ho i pupazzi in testa, capito? No, perché no, mi sto non voglio sapere cosa stavi pensando. Finisci, no, Kevin. Meglio, vai. Quindi, la scriminante putativa, cos'è? Io penso di agire con una causa di giustificazione. Esempio, vedo Pubble in una strada oscura, penso che Pubble mi voglia sparare, io sparo a Pubble. Pensavo che mi volesse sparare. Quindi, ovviamente, ragazzi, è un esempio di scuola per farvi capire che cos'è una scriminante putativa. Vai, Kevin, concludi che abbiamo due persone che devono intervenire dopo questo studio. Penso di agire con una causa di giustificazione, ma la causa di giustificazione non esiste. Ovviamente il PM ha detto no, perché questo qua è uscito e ha inseguito dei ladri che avevano, dei rapinatori in questo caso, che avevano commesso una rapina. Quindi, lui non aveva la scriminante, ergo ha commesso un omicidio. Poi sono state riconosciute le attenuanti. Questo è il caso. Semplice, almeno. Spero di averlo reso il più semplice. Allora, abbiamo una guardia giurata, ci dicono. Conoscono alcune dinamiche e vorrei dire solo una cosa. Buonasera e benvenuto a bordo della scialuppa da Matteo da Firenze. Dici pure, ti sentiamo. Ciao. Matteo? Ti senti? Niente. Prova a benissimo. Sentimi, Matteo? No, non ti sento. Io sento... Ho detto qualcosa. Ok, adesso prova a provare. Ok, prova ad avvicinarti un po' più di più al microfono, se riesci. Sì, sentite? Adesso okay. Sì, benissimo, ciao. Vai pure.
Ciao, allora io sono una guardia giurata, quindi diciamo che per lavoro sono costretto a conoscere determinate dinamiche giuridiche che regolano il nostro ordinamento. Fondamentalmente ha detto già tutto Kevin, il mio pensiero era andato... Scusate, sono un po' emozionato perché... ha detto tutto quanto quello che c'era da dire Kevin. Il discorso è Salvini nella sua ultima diciamo riforma sulla legittima difesa aveva cercato di andare a cambiare appunto quel piano discriminanti, giusto Kevin? Sì, vai pure, vai. Ecco. Sì, però è corretto. Anche perché c'era la problematica che in determinate situazioni, ovviamente, una persona che non è un'addetta ai lavori, spesso, nella maggior parte dei casi, non riesce a mettere tutti questi fattori discriminanti delle varie discriminanti nel proprio focus, ecco. Sì, hai detto bene, bravo, nel senso, se posso diciamo aggiungere giustamente quello che volevi dire, le persone giustamente non conoscendo queste dinamiche criticano il giudice così. È proprio qui il problema. Scusate se interrompo io, che volevo dirla una cosa, questo ci tenevo, secondo me è quello il problema. Il problema è che in realtà questi casi mediatici diventano sempre spunto di politicizzazione. In realtà la legge non prevede che ci sia una formula universale per tutte le casistiche, la legge si applica in base al caso. Quindi siccome poi invece la si butta sempre in caciara il fatto che la proprietà privata, sono venuti nella mia proprietà privata, quindi io ho il diritto di difendermi, non è che è una legge, una regola universale, dipende da tantissimi fattori, perché è lo stesso principio per cui tu c'hai un prato, un giardino di casa e ti vengono a rubare dei bambini, dei mandarini, non è che sei legittimato a sparargli perché quelli sono entrati nella tua proprietà privata rubando dei mandarini. Quindi si cerca di rendere universale una casistica che non può essere universale, perché sono tutte situazioni appunto situazionali, e quindi la legge si applica per garantire tutela anche nei confronti delle varie discriminanti e delle varie situazioni, tutto qua. Invece si butta nel calderone tutta un'unica cosa, immaginando che il ladro è sempre quello che ti entra dentro, che ti vuole violentare la moglie e ti entra sempre col fucile, e che tu hai il diritto di poter sparare. Capito che voglio dire? Cioè, si interpreta sempre questo. Sei sempre la solita criptosocialara. Esatto. Sono sempre la solita criptosocialara. No, allora, il ragionamento è quello, secondo me. No? Quello che volevo dire, poi vi lascio continuare la trasmissione, è che ovviamente la gente, le persone comuni, cioè queste dinamiche non le conoscono. Come ad esempio non conoscono il discorso che ti stavo dicendo a te prima, Kevin, tra il trasporto e il porto. Sono concetti che sono molto sono difficili da sviscerare completamente. Quello che volevo dire, infatti, è una persona che, ora, per esempio, io lo faccio di mestiere e conosco le leggi perché le devo conoscere, ovviamente. Chi detiene un'arma, visto che in Italia le leggi sono anche abbastanza stringenti, va bene, sono giuste a mio avviso, ma sono anche molto più stringenti di altri paesi, USA, DOCET. Una persona che detiene un'arma deve anche, secondo me, dovrebbe conoscere alla perfezione queste dinamiche.
capito? È normale che la tipa di sinistra che ti viene a commentare il video e ti dice che ma quello l'ha rubato in mandarino. La legge parla chiaro, capito? Al di là della parte della questione morale, che ognuno poi con la propria moralità può avere, perché per quanto mi riguarda, cioè nel senso, uno mi entra in casa, vediamo, ho una moralità personale molto diversa sicuramente da quella di Pubble. Ma infatti è il lato morale che va discusso, perché sul lato... Da addetta ai lavori, ho visto il video dove il gioielliere proprio gli insegue e li ha inchiodati ai seggiolini della macchina. Loro stavano già risalendo in macchina e lui gli ha sparato attraverso il parabrezza. Cioè, no, ma poi la prima cosa che ho detto a mia moglie, che tra l'altro ti ama, Pubble... No, però posso dire una cosa, perché ci tenevo a dire questa cosa, grazie tra l'altro, ringrazio e darle un bacetto da parte mia, è che ad esempio io invece non ho un concetto, cioè adesso ho parlato del furto del mandarino per fare un esempio, no, per spiegare il fatto che non è che legge si può applicare in maniera universale. È chiaro che se mi entrano dentro casa mentre io, che ne so, cioè, i bambini che stanno di là a dormire, io non è che mi faccio troppi, non è che sto lì a chiederti sì signor ladro, ma lei con quale intenzioni sta entrando, che ha intenzioni ha di fare, è normale che la reazione, però c'è la dinamica che va analizzata, no? Quindi la è ancora più profonda la cosa. Che fanno Paola, è ancora più profonda la cosa, perché se tu mi vieni in casa e mi vieni a rubare la televisione, non mi stai solamente rubando la televisione, mi stai rubando determinati diritti che io ho di stare tranquillo in casa, quindi il mio diritto alla sicurezza, certo. il diritto alla sicurezza della mia famiglia, tu mi stai togliendo molto di più di un semplice oggetto. Poi ti faccio un discorso, però anche l'applicazione affettiva che noi diamo a un oggetto è assolutamente personale. Cioè, se io mi entrano dentro casa e mi rubano un action figure, per dire, per me è il risultato di lavoro, magari una cosa preziosissima a cui tengo tantissimo. Per un altro un action figure non significa niente. A me, se mi toccano il cane, mi entrano i ladri, mi toccano e fanno qualcosa al cane, io sono veramente disposta a spararti senza nessun tipo di problema, però cosa aspetta, che magari non farei per un libro. E questo mio parametro non è un parametro. Con l'affare di cane poi spareresti a qualcuno. L'affare di cane lo farei. Però dico, questo mio parametro non è un parametro universale, quindi è normale che la legge non può entrare nel dettaglio del singolo, stabilire il dettaglio del singolo, perché altrimenti poi sarebbe la West. La legge ha l'obbligo di garantire dei principi ad una collettività e quindi tracciare delle linee guida all'interno delle quali una collettività si sa relazionare relativamente a determinate questioni. Io capisco il discorso sul bene personale, che per me è un diritto, è il frutto del mio lavoro, quindi per me ha un valore, però la legge purtroppo non può applicarsi in questa maniera universale per tutti, perché c'è la situazione. Quindi se tu gli spari mentre quelli stanno già scappando, non è contingentato alla situazione, c'è una legge che serve proprio a stabilire queste dinamiche, capito che intendo? Io non entro nel merito del giusto o sbagliato. Facciamo concludere a Matteo, poi che ci abbiamo niente, cioè ci sono, oltre all'affetto, i legami affettivi e quant'altro, ci sono altri fattori personali che il mio senso di sicurezza, il mio sentirmi violato, cioè io subisco quando subisco un furto. Bisogna entrare anche un pochino nella psicologia della vittima, va bene? Cioè, ci sono tutta una serie di squilibri che avvengono nella testa di una persona durante situazioni di pericolo che ti assicuro che è comunque che non puoi essere completamente lucido in determinate situazioni. Certo, io lo faccio per mestiere, mi sono trovato in situazioni in cui c'erano dei furti in atto, c'era un furto in atto con più persone
che stavano commettendo un reato, ragazzi, diventa veramente complicato rimanere lucidi in determinate situazioni. Questo ovviamente non è per giustificare, questo non è per giustificare, anche perché tanto comunque sempre a norma di legge devi agire, che tu sia un addetto ai lavori come che... se tu sia un cittadino comune. Kevin, ti faccio parlare subito. Grazie mille a Matteo da Firenze. Speriamo di sentirti presto. Ciao. Allora, aspetta, prima di farti rispondere, per le persone che sono in studio, ce ne sono tre, di cui due sono collegate bene e una no. Ce n'è uno che si chiama Matthews. Esci dallo studio e rientra, come ho scritto, nome più città. Gli altri adesso tra poco vi do la parola. Kevin, che cosa dovevi dire? No, volevo aggiungere due cose a quello che ha detto Pablo. Innanzitutto, ci sono delle distinzioni anche nella legittima difesa. La legge quindi ha risposto a delle problematiche che le persone sentivano e alle tutele di beni giuridici importanti come ad esempio la libertà e la pace, diciamo, del domicilio, dell'abitazione. Perché ad esempio esiste la legittima difesa domiciliare, che è ancora leggermente più larga della classica legittima difesa. Lo trovate negli altri commi dell'articolo 52, basta che lo leggiate. E altra cosa... la legge riconosce anche lo stato, diciamo, di alterazione psicofisica proprio, che il soggetto che ha subito, diciamo, l'aggressione ha avuto, in particolare appunto in un luogo come la casa proprio. Quindi la legge già tutela questo tipo di situazioni. E come certo, ha detto Paolo, certo. E come ha detto Paolo giustamente, la legge ovviamente è generica, ma perché deve ricomprendere il maggior alveo di situazioni, ovviamente. Altrimenti una legge particolare ricoprirebbe pochissimi casi e sarebbe un problema applicato. No, altrimenti poi, come ad esempio ho letto pure nei commenti, dice vabbè, ma se quelli tornano in macchina, prendono la pistola, poi ritornano e ti vengono ad ammazzare, non è meglio che intervenivi prima? Ma è una casistica completamente differente, non c'è più la situazione di emergenza, di furto all'interno del negozio, cioè capite. Attimo, che c'è anche una conseguenzialità degli pensando, eventi, non è che puoi fare le cose in previsione, perché altrimenti, come diceva pure cosa. Kevin prima, dice io mi becco per strada con uno, lo guardo, mi viene il sospetto che mi vuole ammazzare, magari quello non mi sta nemmeno guardando, allora gli sparo, cioè lo so che è un po' la attenzione capito? Perché hai detto una cosa importante, perché cioè... anche come abbiamo fatto anche vedere nelle scorse settimane, andatevi a riguardare le puntate, per il caso Cecchettine, c'è qualche femminista che ha detto ma l'avete visto gli occhi di Filippo Tuetta? Si vedeva da quegli occhi che era un omicida, quindi con lo stesso ragionamento queste persone potrebbero vedere degli occhi da omicida e allora poi è pure il problema che siccome siamo una società di pazzi deliranti, io non è che mi fido proprio tantissimo, capito, del concetto che ogni tipo di legittima difesa possa essere giustificata, portare addirittura all'assoluzione, perché io non so in realtà poi quali sono le reali buone intenzioni della persona che lo commette un determinato tipo di reato, cioè io non so quanto ci sia legittima difesa, eccesso di legittima difesa, pazzia totale per cui tu individui un nemico, un pericolo, un qualcosa che non esiste, se no così diventa tutto giustificato. Invece grazie a Dio lo so che la legge viene applicata sempre a cazzo, che parliamoci chiaro, però la legge in realtà noi ce l'abbiamo ed è anche molto precisa, il problema è che viene applicata a live ragazzi, di sto passo così a live dura 3 ore. Fermi un secondo che devo ringraziare Cristian Doriguzzi Bozzo per essersi abbonato, devo ringraziare anche Nisaba Ez, nuovo membro se non sbaglio, entrambi cadetto, grazie mille a PDG per le donazioni, che ci scrive dono solo perché voglio vedere Roberto parlare di matematica, succederà. E poi ha scritto, certo che 17 anni sono tanti, visto che c'è anche l'esasperazione delle diverse rapine subite, non c'è un attenuante, ma se non sbaglio a questo ha già risposto Kevin prima. Buonasera, benvenuto a bordo della scialuppa a Shabal da Mantova. Intanto al Francesco che è in studio, esci e rientra con Francesco più da tua città. Shabal, devi levare la diretta però intanto. Shabal. Perché altrimenti sentiamo l'eco. Buonasera a Federico da Bologna. Shabal si vede che non era collegato bene. Federico, ci senti? Sì, vi sento. Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì. Buonasera, dici pure. Ma io ho sempre considerato la proprietà privata alla stregua della vita una cosa sacra. Diciamo che io sono comunque un socialista, tra virgolette,
socialista alla Pubble, probabilmente. Addirittura. No. Sì, insomma, socialista di destra, se vogliamo dire così. Però a me pare che in questa Italia ormai stiamo prendendo sempre solo il peggio dei nostri colonizzatori, diciamoci la verità, sono colonizzatori gli americani, ma le cose più decenti, ahimè, quelle le lasciamo sempre là, come ad esempio... Vai, arriva pure al punto. Semplicemente, secondo me, dovrebbe essere... L'unica cosa che dovrebbe essere liberalizzata sono le armi, e le armi non vengono liberalizzate. Almeno per legittima difesa nel domicilio dove lavori, per difendere la tua proprietà, le tue cose. Qua mi pare che ci sono stati episodi come Stacchio, non so se ve lo ricordate, il benzinaio, quello sì, che... Sì, io no. So di cosa stai parlando, sì sì, chiaro. Anche lui, poveretto, è stato messo in croce per aver difeso un'altra a cui stavano sparando addirittura. Questa però, come si posso dire, è casistica, perché ad esempio noi ci abbiamo avuto però pure Pasolini, allora se devo fare un paragone, no? Dove un'arma che veniva detenuta dentro casa era utilizzata, non si sa bene ancora da chi in realtà, per giocare con la pistola, c'è morto un ragazzo di 17 anni che non c'entrava niente, dove uno dei servizi segreti mostrava e teneva le armi buttate così dentro i cassetti di casa. Quindi il problema è sempre, vedi, la classica. È vero che esistono tanti in cui magari averci avuto un'arma dentro casa ti salva la vita in tante circostanze, però ci sono pure casi di gente totalmente irresponsabile nel gestirla, per cui diventano dei pericoli ambulanti. Quindi non c'è una formula universale per cui dici, sai, importiamo dagli americani questa cosa. Io onestamente avrei un po' timore, perché non so poi quanto le persone in realtà sono preparate a confrontarsi con una cosa del genere, quando sale in zucca c'hanno per affrontarsi con coltere un'arma dentro casa. Fermo restando che poi per la legittima difesa, noi adesso stiamo associando all'utilizzo dell'arma, perché stiamo parlando di questo caso specifico dove è coinvolta un'arma, ma la mia legittima difesa può arrivare pure se prendo l'aspirapolvere e la spacco in testa al ladro che mi entra dentro casa. Quindi non è soltanto una questione di detenzione, perché è proprio cercare di capire. Cioè, no, tu che dici aspirapolvere, perché è il mio mezzo, molto, mi stai dicendo molto che Pepe ti obbliga a usare l'aspirapolvere. Matriarcato all'ennesima potenza, no. Però, no, lo faccio perché lo voglio, perché io sono una di quelle che mi piace passare l'aspirapolvere. Ma come io fai, come facciamo a essere sicuri di questo? Come facciamo a essere sicuri di questo, che non ci sia Peppe che ti abbia obbligato anche a dire queste frasi? Questa è la domanda. Dovremmo verificare e aprire un registro, un'inchiesta su questa cosa. Però dico, capito, a parte questo, è il discorso che noi ci stiamo fissando sull'arma, ma in realtà tutto può essere potenzialmente un'arma, e quindi di conseguenza bisogna capire i limiti entro i quali uno è legittimato ad agire, quali sono le condizioni in cui uno può agire o no. Questa è la cosa. Il pericolo, proporzionalità del bene giuridico offeso, è molto semplice come cosa. Nel momento in cui, ragazzi, cioè ci sono varie casistiche in cui perché non riportiamo anche i casi, e qui mi rivolgo all'ospite della chiamata. Sei tu l'ospite? Ah, ok. No, all'ospite della tu chiamata. L'ospite della chiamata. Sei tu l'ospite. Iniziamo ad allargarsi, è lui che sei con gli ospiti. Tu sei l'ospite della chiamata. Vai. Perché non citiamo anche i casi in cui la legittima difesa ha operato? Cioè, la legittima difesa non è vero che non opera. Ci sono stati casi in cui delle mogli magari, no? Quindi uno dice, ma la moglie non può subire una violenza sessuale. No, non la moglie può subire tranquillamente una violenza sessuale. Hanno preso un coltello e nel mentre l'hanno conficcato nella gola del marito. Ecco. E il giudice gli ha riconosciuto la legittima difesa. Ma quando vengono meno questi elementi, tipo uno dei casi più emblematici è l'attualità del pericolo. Se il ladro sta scappando e gli spara nella schiena, per quanto possa essere un cecchino sniper, e sicuramente al paese quando vado a bere la gente mi dice grande, sicuramente, ma non c'è la qualità del pericolo. Mancando l'attualità del pericolo, la legge, ragazzi, è chiara. Cioè, se non vi piace la legge, cambiatela, ma non sarà facile cambiarla, perché per fortuna, diciamo, le scriminanti hanno, diciamo, una sorta di rigidità giuridica che non le può modificare in questo senso. Quindi è molto chiara la situazione. Io voglio fare una domanda a Federico. Sì? Ah, no, finisci.
Finisce anche pure. Quando Pablo dice l'aspirapolvere, infatti non è tanto il mezzo, un tempo nel vecchio codice penale si diceva la proporzionalità dei mezzi, cioè tu mi attacchi con una pistola, io ti posso attaccare con una pistola, tu mi attacchi con una scopa, io non ti posso attaccare con una pistola. No, oggi il codice parla molto chiaro, il mio bene giuridico deve essere in pericolo o deve essere offeso. Quindi se ad esempio tu mi stai per conficcare una, non so, un bastone appuntito nella gola, ad esempio. Ma puoi smettere di parlare di conficcare di robe nella gola che ci tirano giù da ogni parte possibile, Twitch? No, ragazzi, è la busta, è il suo obiettivo della serata, capito? Tu vuole quello proprio. Si è fissato, no, vuole sono dinamiche interessanti. Mattarello per la pasta, dai, te l'hanno detto anche nei commenti, Mattarello per la pasta, va, che quello non è oggetto, no, inserito. Oggetto contundente. Esatto, con un corpo contundente. E io cagiono la morte della persona, quindi di fatto ho lesionato cosa? Il bene giuridico vita, che è il bene, tra virgolette, giuridico più importante del nostro ordinamento, mi viene comunque riconosciuta la legittima difesa. Però il caso del gioielliere, ragazzi, è chiaro, cioè spero che anche tu lo capisca, nel senso, se questi escono, chiami le forze dell'ordine, lo so, voi mi direte, ma le indagini durano tanto, e i mercatori non vengono mai puniti, ho capito, ma non può. A parte non è così sempre, dai, signora, siamo onesti intellettualmente. Ma dai, non è che adesso oddio, devi fare la difesa dei tuoi amichetti, dai. Caso Kobobo, bisognerebbe valutare, lo ricordate? Bisognerebbe, caso Kobobo. Bisognerebbe valutare pure i tempi di reazione della polizia, perché se io li chiamo e quelli arrivano tre ore dopo, se presenta il maresciallo Locascio che fa, allora... secondo qua hanno rubato, cazzo, cazzo. No, cioè, no, voglio dire, può succedere, capito? No, perché io però non è che ti posso sparare alla schiena, allora, cioè non è che se la polizia arriva, certo, fra un'ora... Cioè, ma non ha detto quello, Pablo, però chiaramente c'è un problema che esiste, quello il fatto. Cioè, ho capito, è un insieme di problematiche che si mescolano, come ad esempio uno nei commenti ha detto, adesso non lo trovo più, però ha detto, ma se mi hanno rubato in casa, come agisco? Aspetto che arrivi la polizia? Dipende pure dalla situazione, perché se ti hanno rubato in casa e te ne accorgi dopo, non è che puoi partire in cerca alla città. Chi è stato? Io vi sparo, cioè ci sono dei limiti e delle casistiche. Questa è la, ragazzi, la cosa. Se no vado a fare Batman, va benissimo. Allora c'è stata la polemica proprio in questi giorni, in queste non ore. Puoi citare Batman perché Batman è fascista, è diventato fascista. È fascista. Però scusami, Roberto. Però vai. Batman, vi ricordo, si prendeva la conseguenza delle sue azioni, cioè. Lui non aveva problemi ad essere odiato dalla polizia ed essere ricercato, e questo qui il fatto, sapeva di infrangere tra virgolette la legge difendendola, quindi era tra virgolette un po' un controsenso vivente. Allora, ma ci sono due domande per Federico, una un po' più tranquilla. Posso chiederti quanti anni hai, Federico? 30. Ah, perfetto. La prima è, dicono, socialista di destra a Bologna? sì, ero parte di un partito che inizia con casa. Chiaro. Ti prego, non dirlo, non ditelo più basta. Non lo dire, perché se ci tiene il canale, esatto. E poi, appunto, ce n'era un altro. Cos'è? Bologna, ok, questo era riferito, secondo me, perché cosa. È un po' più indietro, Federico, quando dicevi che appunto saresti favorevole al modello americano, ci scrivono. Già l'italiano spara una marea di cazzate, non servono pure le armi. Tu non hai paura, diciamo, del fatto di dare le armi, la disponibilità delle armi così tanto e così a tutti? Sai qual è la cosa? È che i criminali le armi spesso ce le hanno di loro. Non gliene frega niente se la legge gli impedisce di averle. Noi, che siamo persone più oneste, ci troviamo disarmati. Perché noi le armi non le portiamo proprio per il rispetto della legge. Quindi ho paura. C'è una cosa da dire, che il gioielliere il giorno prima di questi accadimenti, secondo la tua definizione, sarebbe stata una persona onesta con l'arma e tutto, perché appunto fa il gioielliere, non è un ladro, eccetera, e poi è andata a finire proprio così. Si potrebbe obiettare. Aveva anche il porto d'armi in fondo, però chiaramente in questo caso qua
dato che la legge italiana dice che non puoi rincorrerli, vabbè, ha sbagliato. La legge americana è caro. Sì, sì, lo so, però se ti entrano dentro un coso e ti minacciano, ad esempio, in quella americana c'è stato un caso recente, uno aveva una pistola giocattolo, un impiegato invece aveva la pistola vera, ha tirato fuori la pistola vera, l'ha freddato. Anche in Italia saresti discriminato, lo sai? Anche in Italia saresti discriminato, sai perché? Perché io non mi... ad esempio, ti faccio un esempio, perché ovviamente se io non riconosco che quella lì è una pistola giocattolo, Pablo ti uso come esempio perché ormai... te voglio far criminale, Pablo usa una pistola a giocattolo, io non vedo che è una pistola a giocattolo, io detengo sempre, ricordatevi, l'arma legittimamente. Attenzione, non vuol dire che se io la detengo illegalmente allora non opera la legittima difesa, io vengo comunque condannato per detenzione illegale d'arma, però io la legittima difesa opera ugualmente, indipendentemente dalla legittimità o meno del porto dell'arma. Questo è una cosa, è un elemento importante. Poi se volete lo specifichiamo. Io le sparo perché cazzo dico, scusatemi, cavolo, dico, Pablo ha una pistola, le sparo, opera tranquillamente la legittima difesa perché si chiama scriminante putativa, quella che ho detto prima. Cioè io penso di essere in una situazione di pericolo effettiva perché io non so che quella pistola, se quella lì è una pistola, certo, se quella lì è una pistola carica... Esatto, mica all'altro mi metto a chiedere scusa, ma è vero, è finta, ti posso sparare, posso aspettare ti che sparo, magari tu spari. Fa vedere, c'è il tappino rosso per caso. È chiaro che è un'altra statistica, no? Certo, va bene. L'ultima domanda per Federico da Bologna. Tu sei collegato qui sulla scialuppa, hai trovato il link sul nostro canale Telegram, dai social, da Pubble? Da Twitch, avevo chiesto se ripostavi il link, infatti. Ah, benissimo, grazie mille allora Federico per essere stato qui con noi, ci sentiamo grazie, presto quando Fede. Rivedremo questa occasione, che tra l'altro noi non l'abbiamo deciso proprio all'ultimo per questa sera, ci stiamo facendo un po' un esperimento, vedremo se rifarlo in futuro, nel caso entro quando... Il fatto sì, che non c'era Peppe che faceva casino, volevamo far casino noi, quindi abbiamo detto se fosse stato Peppe mi fa da fare come ieri sera, cioè il podcast era già fatto, io mi mettevo letteralmente così a guardare, a fare un po' la regia. Ad esempio è stato motivo di grandissimo attrito anche tra me e Giuseppe, perché ad esempio se parlate con Peppe invece ha delle posizioni diametralmente opposte alle mie, cioè è una questione che divide anche dentro al nucleo familiare, capito? Ma finito di lavorare, ma digli di chiamare, digli di venire solo con l'audio. Peppe solo con l'audio tra gli ascoltatori. Guarda, credo che sia connesso, dovrebbe essere in chat, mi sa che ci sta sentendo, perché vedo che allora nel caso entro dopo. Scrive. Quindi ok, se dovrebbe aver finito forse, non lo so. Voglio chiedere una cosa a voi due, invece voglio chiedere una cosa a voi due. Dai che dopo abbiamo due persone in studio. Sì, voglio capire una cosa, se siete garantisti o no, perché questo è importante. Cioè, garantisti rispetto a cosa? Aspetta, rispetto a questo argomento, cioè voi siete d'accordo che a prescindere che uno possa essere moralmente d'accordo o meno con la legge, siete d'accordo che comunque la legge deve essere applicata? Cioè, se io non ho operato, come in questo caso, e ragazzi, questo caso è lampante, in un caso di legittima difesa, e io sono però, come abbiamo detto prima, un gioielliere onesto, sempre lavorato, detengo legittimamente l'arma, e vengo condannato come la legge stabilisce, voi, a parte la critica morale, siete d'accordo con l'operato del giudice in questo caso, o lo andreste a criticare, cioè siete garantisti o giustizialisti al contrario? Stai parlando proprio in questo caso qua del gioielliere? Sì, in questo caso del gioielliere. In questo caso qua del gioielliere, ma penso anche abbastanza in generale, sebbene io sia d'accordo che ogni caso è a sé stante, che vada analizzato in quanto tale, e appunto caso per caso, penso che se appunto ti derubano, escono, tu li vai a cercare con la pistola, non hai tanto la parte della ragione. Ma possiamo dirlo in questo caso, c'è stato un caso anche più recente che appunto ha fatto parlare, anche il caso di Shiva, per esempio, che è uscito sempre il video, no? Shiva, intendo il cantante, per chi non lo conosce, che anche lui, tra l'altro, neanche una rapina nel video, gli stavano arrivando questi due qua che presumibilmente lo volevano picchiare, e dopo si vede nello stesso frame, nella stessa parte di videocamera, lui che gli rincorre proprio andandogli a sparare così. Dal primo momento che succede una cosa simile,
per quanto mi riguarda, la parte della ragione la perdi, proprio perché gli vai a correre dietro a gente che scappa via. Io la penso così. Garantista, quindi. Perfetto. E Pablo, penso, poi già ti sei sì, spesso, però... già penso che sia abbastanza chiara la mia posizione su questo caso qua, però guarda, io ho pure difficoltà a stabilire, perché o uno è garantista sempre o è giustizialista sempre. Secondo me non si fare il cherry picking sulla situazione. E ti dico che se tu però mi chiedi situazionalmente, io non ho una risposta nel saperti dire se sono garantista o giustizialista, perché sono due concetti in realtà che non mi appartengono troppo nell'uno nell'altro. Cioè, ci sono dei casi come questo dove riconosco che ci sono dei motivi per cui si è arrivato a quest'esito, anche se poi moralmente posso pure non condividere, personificarmi e quant'altro. Ce ne sono altri dove per me invece non bisognerebbe manco, cioè, te lo dico proprio onestamente, manco falli i processi. Cioè, quindi non mi posso definire in un modo o in un altro, perché ho talmente tanto delle concezioni diverse a seconda della casistica, perché ci sono casi e casi, che rientrare in una definizione precisa è impossibile. O uno è garantista sempre, giustizialista sempre. Preferirei dire nell'uno o nell'altro per correttezza. Okay, guarda, in realtà, cioè, poi facciamo un esempio proprio concreto: se ti entrano che ti ammazzano il cane e scappano in fucile, cosa fai? Questa è la domanda. Certo che è questo il tema, però vedi, il discorso è quello che il problema è che il cane ha un valore affettivo per me, che sono Paola. Il cane, per la persona che mi ascolta, magari nella chat, ci potrà pure essere qualcuno che considera il cane, per dire, al pari di un oggetto. Cioè, ci sono le persone che non danno questa empatia nei confronti del cane. Quindi che cosa accade? Che la legge non può rispondere alla casistica specifica dicendo: però per Paola il cane è importante, invece a quello del cane non gliene frega niente, allora utilizziamo due parametri diversi a seconda del bene, a seconda dell'affettività che si ha nei confronti di quel bene. La legge purtroppo deve a maglia cercare di comprendere il massimo delle casistiche possibili, andare nello specifico quando ci sono dinamiche specifiche, ma deve pure dare delle linee generali, delle linee guida di comportamento. Io ti vengo a cercare pure mesi dopo se tu mi fai qualcosa al cane, non è che è un problema contingentato al momento. Cioè, ti vengo a fare proprio la caccia in città, capito? Tu sei tranquilla nel dire: io quello lì, facciamo finta, 9 anni dopo lo trovo e faccio quello che devo fare. Tutti, okay. Cioè, no, me li pago tutti, cioè mi faccio la galera come si dice a Napoli, faccio la galera assettato un coppuccio. Sì, me lo faccio proprio consapevolissima, lo vado a prendere con questa quello che dice, giusto, cioè, ma proprio... se sono consapevole delle conseguenze giuridiche, anch'io Kevin posso dire, come padre di famiglia, posso dire che se mi toccano mia figlia domani faccio una strage, ok? Qui ci stiamo scherzando, ovviamente. Certo. Ipotesi, ci dissociamo in tutti i casi. Però... vedi, il mio valore affettivo è diverso rispetto a un altro. Magari c'è qualcuno che dice: oddio, mi hanno rubato la macchina, mi sono fatto un buco di culo così, dopo 10 anni di lavoro e di sacrifici mi sono comprato la macchina, cacchio ti vengo a cercare. Però quando poi lo cerchi, lo prendi, lo ammazzi e poi la paghi, cioè, nel senso, non è che posso pretendere che la legge mi dia una soluzione, perché certo, l'importante è che se la paghi, cioè se io la pago ragazzi. Posso dire una cosa, se la Tesla rate sono vicino al rapinatore che te la ruba per farci dei soldi. Comunque c'è Anteo nella chat che ha beccato il punto prima, quando parlavo ho fatto l'esempio di Shiva, che in effetti ha scritto: guarda caso Salvini non ha preso Shiva in effetti come esempio di legittima difesa, ma in questo caso ha espresso vicinanza. Cazzo, hai beccato proprio il punto lì con la trap eccetera eccetera, non c'era la legittima difesa, mentre in questo caso sì. Comunque andiamo avanti perché abbiamo 3 persone collegate, uno da tantissimo tempo. Buonasera a Shabal da Mantova, benvenuto a bordo della scialuppa, dici pure. Ciao ragazzi, ciao, si dice Shabal. Shabal, scusami. Solo un punto su questa cosa di Shiva, probabilmente usava una pistola che non era non aveva né porto d'armi né poteva tenerla, quindi c'è una differenza, diciamo, un po' sostanziale rispetto a gioiere, però vabbè, effettivamente sono due casi molto simili. Io intervengo solo per darvi un elemento in più che ho sentito ieri sera proprio dal gioielliere, intervistato da Giordano,
fuori dal coro. E secondo me questo potrebbe, se è confermato, perché ripeto, viene dal gioielliere, quindi non so se stia agli atti, questo potrebbe cambiare la visione delle cose. In realtà il gioielliere afferma di essere uscito perché era convinto che le persone, insomma, i rapinatori, avessero preso la moglie, perché non la vedeva più. Ha spiegato anche la dinamica per cui non vedeva più la moglie, perché in qualche modo era sgattaiolata sotto il bancone. Insomma, ha fatto una spiegazione, adesso potete andare a vedere. Questo ti giustifica sparargli in tutti i casi, non ho capito. No, infatti io ripeto, non sto portando dei fatti, non do giudizio morale, perché è piuttosto complesso questa cosa. Ho una mia idea, ma ovviamente non contamino poi questa cosa. Però penso che anche la difesa abbia portato, visto che non è saltata fuori questa cosa, che abbia portato questa cosa, e lui è uscito credendo che la moglie fosse stata presa e portata in macchina, quindi rapita, e lui afferma di aver sparato proprio alla macchina, alle portelle, per fermare i rapinatori. E no, Kevin dice di no. Macchina, no. Non trovando la moglie nella macchina. Perché lui ha inseguito un rapinatore successivamente, cioè si vede proprio il video che lui gli va dietro nonostante il rapinatore stia spuggendo. Sì, sì. Lui, il rapinatore riesce un po' a bloccarlo, c'è una colluttazione e alla fine il rapinatore rimane ferito ed è l'unico dei tre che non è morto. Senti come uso i termini tecnici, colluttazione. Senti. Sì, allora io ripeto, sto portando questo elemento perché secondo me, se la difesa, ripeto, se parliamo solo di una questione giuridica, perché quella morale, poi ripeto, uscire con una pistola in mano, puoi avere tutte le intenzioni di questo mondo, insomma, la cosa potrebbe, ed è una domanda poi che vorrei rivolgere a Kevin, può questo determinare un fattore del famoso pericolo, adesso non mi ricordo qual è il termine che ho usato, ma qual è il pericolo? La condizione di dire, cioè, mia moglie la stanno portando via, quindi trasferisco ciò che prima era una rapina, quindi un pericolo in quell'ambiente, al di fuori, in soccorso alla vita di una persona. Quindi, cioè, può questo essere funzionale alla difesa, e in che caso magari non, anche questa cosa non influisce comunque, insomma. Ti rispondo subito, guarda, sì, perché tra l'altro la legittima difesa è molto chiara, l'articolo che la riguarda, bene proprio o altrui, quindi posso difendere non solo la mia vita, il mio bene giuridico, la mia libertà sessuale, la mia libertà in generale, appunto in questo caso facciamo finta un sequestro di persona, no? Tu mi stai ponendo un caso di sequestro di persona, ma anche quell'altrui, quindi mia moglie che da casa viene strappata via, ti faccio un esempio, viene portata via, no? O comunque dalla gioielleria, dal rapinatore. Tra l'altro vi ricordo che la gioielleria è considerato nella legittima difesa, integra la legittima difesa domiciliare, perché la giurisprudenza ha detto che anche gli esercizi pubblici, i luoghi pubblici, possono essere considerati, tra virgolette, domicilio, che comunemente viene intesa l'abitazione, non la casa di ognuno di noi. Ma in questo caso, attenzione, posso sparare, tra virgolette, posso intervenire, però, attenzione, ci deve essere sempre un pericolo attuale. Cioè, io non posso dire il rapinatore sta trascinando via mia moglie, io lo intimo, continuo a intimarlo, lui non agisce. Può accadere questo, cioè io potrei sparare e la legittima difesa si integrerebbe. Certo, va visto tutta la casistica, nello specifico, ma sì. Ma se io ad esempio dico, molla mia moglie, lui la molla, e nel mentre anche che la sta mollando, io nel dubbio gli tiro un colpo, già qua cambia, capito la situazione? Cioè dipende, come abbiamo detto, dal caso concreto. Però di fatto sì, potrebbe assolutamente integrare la legittima difesa. Però qual è il problema? E qui subentrano le indagini, che durano mesi e mesi. Infatti il fatto è del 2021, vi ricordo. Quindi le indagini comunque si sono protratte per lungo tempo prima dell'esercizio dell'azione penale, e purtroppo però in questo caso, levando il discorso della moglie, che sarà stato sicuramente tirato fuori, ma non ha integrato assolutamente la fattispecie di reato, c'è stato anche il cosiddetto eccesso colposo, no? Cioè l'avvocato ha provato a dire, sì, ma il mio assistito si è lasciato un po' prendere la mano, è stato un po' negligente, è stato un po' imprudente, no? Nello sparare. E gli inquirenti gli hanno detto, no, guardi, dai video si vede che l'hai inseguiti proprio fuori, altro che imprudenza. Però la domanda è interessante, assolutamente. Cioè, anche perché
parecchi giudizi negativi rispetto al gioielliere, si evince questa cosa che sostanzialmente lui gli ha inseguiti per vendetta. Cioè c'è questo aspetto del adesso mi vendico, visto che siete usciti, state scappando, io ho la pistola in mano, arrivo, vengo da voi e vi ammazzo. Ecco, magari questo aspetto può essere visto da un altro punto di vista se effettivamente si dimostrasse che il gioielliere era convinto che la moglie fosse in pericolo. Quindi, diciamo, in quel momento dici io sparo a tutti, ma voglio mia moglie. Dopo, giustificabile o non giustificabile, reato o non reato, si vedrà o si vede dalle carte. Ma moralmente, moralmente non è deprecabile, cioè, ti spiego, io posso anche capire il tutto, infatti, tra l'altro, anche i giudici gli hanno riconosciuto le attenuanti del aver, ad esempio, l'attenuante del fatto ingiusto altrui, gli è stata riconosciuta l'aver subito il fatto ingiusto altrui. L'attenuante generica, ad esempio, dello stato di concitamento, della situazione, tra virgolette, di pericolo percepita, non reale, gli è stata riconosciuta, però non bastano, ovviamente. Infatti lui si poteva anche, tra virgolette, beccare 21 anni di reclusione. Invece, e voi mi direte, vabbè, che cosa sono 4 anni di differenza? Ragazzi, andate in carcere e poi ditemi cosa sono 4 anni di differenza. Ah, perché tu lo sai. Ci sei stato, te? Assolutamente. E tra l'altro, diciamo, Roby e Pablo lo sanno, non ci sono stato, diciamo, aspetta. Da quel lato stato, della sbarra? Non ci sono stato come detenuto. Per altre situazioni, però ragazzi, vi ricordo solo una cosa, e qui tiro un po' una frecciatina a Roberto, scherzando ovviamente. Vi ricordo il mese che abbiamo passato in casa, anzi più di un mese che abbiamo passato in casa per il Covid. Ecco, immaginatelo dietro delle sbarre, ok? In una situazione, diciamo, differente, ok? Non è stare in casa, ma è stare in carcere. Quindi, e soprattutto mettetevi nei panni del gioielliere. Mettetevi nei panni del gioielliere, quindi io massima solidarietà a lui. Massima Vabbè, solidarietà. Non ho capito qual è la frecciatina, siamo tutti d'accordo. Ah, no, frecciatina nel senso che ti ho triggerato Covid. Vabbè, sto scherzando, Roby. No, vabbè, niente. Vabbè, fai finta di esserti offeso, dici qualcosa. Esatto. Allora, grazie mille a Shabal da Mantova per essere stato con noi. Guardi, posso aggiungere solo una cosa, una domanda rapidissima? Sì, dai, che dopo abbiamo altri due ospiti. Kevin, visto che in fase, diciamo, della fine del processo, gli anni da 14 sono passati a 17, e da quanto ho capito per volere del giudice e non per volere dell'accusa, diciamo, quindi sì. È stata una decisione del giudice. Per capire il perché di questo aumento bisogna aspettare motivazioni o c'è già qualcosa di concreto? No, quando esce una sentenza, quindi la sentenza contiene il dispositivo, si dice, cioè la condanna, gli anni, il fine pena, eccetera, devono uscire le motivazioni che hanno portato all'irrogazione della sanzione. Le motivazioni in diritto e in fatto si chiamano, cioè quindi il perché a livello giuridico e il perché a livello di fatto. Comunque te le anticipo un pochino perché qualcosa, diciamo, è trapelato, no? Poi durante il processo un po' capisci come mai il giudice, diciamo, ha deciso in questo caso. Magari perché il giudice comunque ha sempre una soglia di discrezionalità, no? Nello stabilire il quantum, si dice, della pena, il quantitativo della pena. Semplicemente il giudice ha detto non voglio essere così, diciamo, stretto nella pena, voglio comunque andare a 17 anni. Però ti ricordo anche un'altra cosa, esistono i mezzi di impugnazione. Quindi dal mio punto di vista gli anni sicuramente in un eventuale appello e poi un eventuale ovviamente ricorso per Cassazione diminuiranno. Quindi almeno non ti voglio fare fantadiritto e diciamo giocare alle schedine, come si suol dire, però probabilmente la sua pena potrebbe diminuire nel tempo, con appunto... Beh, certo, cioè è già successo e potrebbe succedere anche in questo caso. Grazie mille a Shabal da Mantova. Ciao, grazie, buona ciao, serata. Ciao. Allora, intanto vedo che c'è un certo Danny nello studio, per favore, esci, l'ho detto per l'ennesima volta, e rientra con Danny con il nome della città. Quindi io, per esempio, Roberto da Bologna, Paola da Roma, esci dallo studio e rientra così, Danny. Intanto, buonasera. Ah no, ok, si è modificato. Sandro Bompa... Ah no, questo non ce l'aveva il nome della città. Che c'è? Identificati. Certo che c'è, buonasera.
Da dove sei? Sì. Che non, forse non lo leggo, non l'ho letto, non lo leggo da qua. Nome e cognome, è, la città è Marienbad, la Repubblica Ceca. Ah, ecco perché. Perché a me mi taglia, leggo Sandro Bompan M. punto, capito? Quindi buonasera dalla Repubblica Ceca. Esatto. Allora, questa sera abbiamo capito che Pubble è un po' come John Wick, se non ricordo il primo film, era scatenato. Cazzo, esempio, da... esempio azzeccato. A parte quello... Esattamente. No, alcune cose non vorrei dirle. La prima è tutto verte su una domanda. Quale cosa, qualunque cosa noi possediamo, vale la vita di un'altra persona? Cioè, io posso capire il cane, la macchina, tutto quello che vogliamo, ma non si può paragonare la vita di una persona, anche la peggiore, ad un oggetto, se mi rubano la macchina. E poi volevo brevemente raccontarvi cosa mi è successo quando ero molto giovane, quindi 30 anni fa, in un parco pubblico di Dublino, ero andato a trovare una mia amica, giovanissima anche lei, stavamo passeggiando, si è avvicinato un tizio che ha detto qualcosa, io ho fatto finta di non capire l'inglese, quindi ho chiesto alla mia amica e quello ci ha minacciato con un coltello chiedendoci i soldi. Io ho semplicemente tirato fuori i soldi, una manciata di monetine dalla tasca dei jeans, gliel'ho data. Questo se n'è andato perché il rapinatore o il ladro, quello che volete, la prima cosa che ha in mente non è quella di rubare, ma è di farlo nel più breve tempo possibile, e quindi certo, deve scappare. Poi la mia amica, vabbè, era un po' emotiva, per cui gli ha detto che quelli erano gli unici soldi che avevamo, e quello me li ha restituiti, voglio dire. Cioè, a parte il fatto che la mia amica non si è resa conto che io non avevo tirato fuori il portafoglio, e quindi il rapinatore, non avendo nessuna reazione violenta, si è accontentato di quello che gli ho dato perché sembrava che io avessi soddisfatto la sua richiesta. E se io avevo una pistola, cosa dovevo fare? Sparargli? No. Certo che c'era il pericolo immediato, perché quello aveva un coltello ed era anche vicino. Quindi avrebbe potuto anche... Però, ragazzi, la difficoltà in certe situazioni è usare il cervello, secondo me. Quindi... Ti scrivono dalla chat, Sandro. Ah, ok, allora i delinquenti sono persone buone. A noi della scialuppa scrivono: non ci siamo, gente, dall'educazione siberiana all'educazione pervenista. Di essere per bene o di poggiare l'altra guancia. È semplicemente il fatto di evitare il peggio. Quello poteva anche... Ma allora, guarda, io capisco perfettamente anche il senso di questo discorso. Ritorniamo al punto principale, cioè non esiste una situazione universale, perché siamo diversi noi, certo. È diverso il modo in cui noi interpretiamo un evento, è diverso il modo in cui noi interpretiamo il pericolo, è diverso il valore che noi diamo a quello che ci stanno sottraendo, per dire. Quindi uno può ragionare verosimilmente: ma vale la pena uccidere un'altra persona perché mi sta rubando la macchina? Per qualcuno la risposta è no, per altri invece la risposta è sì, e in questo io non riesco a dare un giudizio per dire quello sbaglia, quello ha ragione e viceversa. Cioè, è letteralmente una cosa situazionale che riguarda il singolo, su cui, appunto, come dicevamo prima, non c'è una formula universale. Questo è il problema. E quindi è chiaro che non... Almeno aspetta, Kevin, fai parlare Sandro. Fai parlare Sandro un attimo, dopo Kevin, okay. Parli te. Vai, Sandro, rispondi pure. C'è Paola, io credo che ci sia una scala di valori per cui una persona non può in nessun caso
Certo, sono d'accordo, però il discorso è quello di prima, la scala dei valori è proporzionale alla persona, la mia scala dei valori non sarà mai uguale alla tua, non può esserlo, la scala di valori di Roberto non sarà uguale a quella di Kevin, sia anche all'interno della chat, perché ognuno possiede la propria, lo vediamo anche qui, anche nella vita, quando uno mette davanti un obiettivo rispetto a qualche altra cosa, per qualcuno magari l'obiettivo del matrimonio, la vita felice, la coppia, per altri invece stanno benissimo da singolo e vogliono fare soltanto la carriera lavorativa, cioè come vedi le vite poi sono fatte di tante sfaccettature, quindi una forma universale del valore in realtà non è che esista poi in maniera così tanto definitiva e netta, capito? Certo, cioè, c'è chi vuole l'avere del complotto su di lui, per esempio, su di lei, eccetera. Certo, io già ce l'ho, ad esempio, no? Quindi io credo che in realtà è chiaro che ci sono delle scale che io posso anche condividere, no? Anche per me ci sono delle cose che non superano il valore della vita umana, però ad esempio poi se guardo al mio personale, a quello che potrebbero toccare e sottrarre a me, dico, senti, ma lo sai che c'è? Queste cose per me invece valgono la pena di reagire a uno che me le sottrarre. Se aggrediscono il mio compagno per strada, ho difficoltà a credere che non mi metto in mezzo e gli dico no, va bene, non voglio problemi, fai quello che devi fare, lasciamo stare. Col cane, come ho detto prima, sono col cane perché è la cosa più importante della mia vita, praticamente, letteralmente la cosa più importante, cioè ho forti dubbi che lascerei fare per evitare di limitare i danni al minimo. La cosa più importante, cose, immagino, insieme a Peppe, insieme alla famiglia, dai, non viene prima il cane. Sì, no, certo, no, sempre comunque prima il cane, perdonatemi, viene prima puttana. Il cane, ma lo sanno anche mia madre e mia madre, non è mai stato un segreto, veniva prima Zion, il mio vecchio cane, così come viene prima Zion. Vedi, ce lo scrivono anche nella chat, Peppe. Ma dove è prima? Ah, no, prima di no. Peppe lo sa, è perfettamente consapevole. Kevin, dovevi aggiungere qualcosa, un'osservazione, fra una domanda, sì, Sandro? Vorrei dire una cosa. Faccio un esempio velocissimo, riprendendo l'esempio. Vi faccio un esempio. Il diritto risponde già a queste cose. Se sta per essere aggredito, ad esempio, la mia ragazza, e nell'aggressione io intervengo, difendendo il bene altrui, abbiamo detto che la legittima difesa lo permette, tirando un pugno all'aggressore, qui siamo assolutamente nella legittima difesa. Infatti. Tirando un calcio, siamo nella legittima difesa. Tirandogli una coltellata? No. Ragazzi, è chiara la cosa. Sparandogli, no. Cioè, non si parla solo di proporzionalità dei beni offesi, si parla anche magari dei mezzi che utilizzo, che, attenzione, non significa, certo, che si richiede la proporzionalità, certo, dei mezzi, ma quantomeno riguardo alla situazione concreta, chiaro? Quindi non, no, è però vero se che... tu mi stai rubando la borsetta per strada, passi con... non hai armi, non hai niente, io tiro fuori la pistola e te sparo mentre stai a scappare, mi pare evidente che ci sia una sproporzione riguardo all'offesa che sto ricevendo, no? Se mi aggredisce che vuole prendersi la borsetta col motorino, diverso è uno se mi viene con coltello e mi minaccia, cioè, ecco, vedete, non esiste una formula, purtroppo. Hai fatto partire un meme col tuo cazzo, no, di cane. È stato un film tremendo, io non ho mai più visto quel film, ve lo giuro, mai più visto, cioè, allora, voi ditemi intanto, che in un film muore il cane, è finita. Intanto grazie mille a Sandro, buonasera, grazie mille per essere stato qui con noi, ci vediamo presto. Grazie Sandro. Allora, dicevi Kevin che adesso tra poco ci va a entrare il nostro ultimo ospite, poi siamo in chiusura. Ultima cosa, poi ricordatevi il bene giuridico che viene leso, esempio, se il ragazzo di Pablo sta per essere aggredito, con, diciamo, uno che ad esempio vuole fare una rissa, secondo voi qual è il bene giuridico che viene offeso? Non è la vita, è l'incolumità fisica. Sono due beni giuridici diversi, uh-huh, e vanno ben distinti. Quindi l'incolumità fisica viene tutelata da quali articoli? Percosse e lesioni personali, che sono due articoli diversi. Il bene giuridico vita viene tutelato dall'articolo dell'omicidio. Quindi, ricordatevi anche questo, attenzione sulla proporzionalità dei beni giuridici offesi. A volte l'incolumità fisica cade contro il bene giuridico patrimoniale. Appunto l'esempio della borsetta. Arriva il rapinatore, mi vuole strappare la borsetta, Pablo è una grandissima karateka, magari, e tira un Nita Toby Gary in testa all'aggressore. L'aggressore cade, l'aggressore querela Pablo per lesioni personali,
ma questa querela non andrà molto bene perché Pupple è scriminata dalla legittima difesa. Mi sembra molto chiaro il quadro, cioè la legge su questo, per quanto poi, come dite, ci vuole il caso concreto da analizzare, è chiara, cioè ripeto, e poi sta il giudice e il PM capire su che dire. Ci sono questioni che possono essere più o meno al limite, cioè situazioni, sfumature situazionali che possono essere un pochino al confine, no? Tra una distinzione giuridica e un'altra, però in realtà la legge è chiarissima. Mi dirai, ecco, come dicevamo, come dicevo pure all'inizio, bisogna vedere pure come viene applicata, un conto è che sia scritta, un conto è come viene applicata, sono due cose. Allora, mi è venuta in mente una cosa importante che, vabbè, dovevo dire anche tipo un'ora fa, però c'ho tutte le mie agende nel cervello, io a volte mi vengono in mente dopo. Voglio salutare, non so se ci stanno seguendo ancora, nel caso ci hanno seguito prima, i Casabis, mi hanno mandato la foto che ci stavano seguendo. C'erano, che carini. Mi ha scritto Gabriele direttamente, mi ha mandato la foto su WhatsApp, quindi saluti tutte le persone che ci stanno seguendo, vedranno questa live in differita. Bene. Andate a vedere la live anche con i Casabis, che sono usciti dei temi importantissimi. Allora, abbiamo il nostro ultimo ascoltatore in studio, il nostro ultimo intervento, anche perché siamo 1 ora e 54. Buonasera a Danny da Venezia, dici tutto. Buonasera, mi sentite? Sì, tutto sì, bene, sì. Vai pure. Perfetto. Avevo un paio di riflessioni da esporvi e una domanda alla fine. Sì. È abbastanza chiaro che nell'ambito sociale italiano questa situazione dei furti negli appartamenti, la microcriminalità in generale, sembrano abbastanza percepiti come abbastanza diffusi. Il mio dubbio è il seguente, ovvero il legislatore che deve in qualche modo con le leggi gestire tutta una serie di fenomeni all'interno del proprio paese. Avere una legge che tutela, per alcuni si potrebbe dire eccessivamente, per altri si potrebbe dire, potrebbe opinare come sacrosanta, questa tutela del malfattore non potrebbe in qualche modo incentivare questo tipo di fenomeni, perché farebbe passare un qualche messaggio di impunità in un certo qual modo? Questo è il mio primo dubbio. Vai, Kevin. Devo esporre a Kevin. Allora, ma di sicuro non rispondo io a una roba del genere. Io sì. La legge non deve tutelare, cioè non guarda i fenomeni, guarda i beni giuridici, ripeto, in particolare la legge penale, non si deve interessare troppo dei fenomeni, della percezione che hanno le persone dei reati o non dei reati, deve dire è stato offeso il bene giuridico vita, patrimoniale, eccetera, sì, intervengo. Poi, seconda cosa, per quello che tu mi stai parlando della prevenzione normativa, quello che hai detto te, diciamo, prima. Sì, in un certo senso sì. Ok, in realtà sì e no, perché ad esempio se opera una scriminante, attenzione, non vuol dire che poi il fatto non è avvenuto, ok? Se non opera la scriminante, come in questo caso, sì è vero, è passata la notizia che il gioielliere è stato punito, ma intanto due rapinatori sono stati uccisi, cioè quindi sì e no. Cioè, sì, magari non fa così bene all'opinione pubblica, diciamo, e quindi poi di conseguenza anche a chi vuole rapinare, no? Sapere queste notizie, cioè il fatto che un gioielliere è stato punito, ma questo non fermerà i gioiellieri nello sparare al rapinatore, come non fermerà Pupple nell'uccidere, tra virgolette, la persona che attenterà la vita del suo cane. Cioè, non è che questi eventi... Noi abbiamo questa percezione che i media hanno un'influenza così incisiva, ce l'hanno dal mio punto di vista fino a un certo punto, cioè i rapinatori continueranno a rubare e i gioiellieri continueranno a sparare tranquillamente qualora
ci sia la situazione. E gli hater di Pubble continuano a dire che pagate in rubli. No, che poi in realtà, ecco, volevo rispondere una cosa molto simile, in realtà non propriamente la stessa, ma simile. Il principio è che se diventa legittimante, diciamo, per uno che vuole commettere un reato, quindi entrare dentro casa, dargli, diciamo, una piena assoluzione, no? Quindi come nel caso del gioielliere, in realtà diventa altrettanto legittimante nel caso invece il gioielliere fosse stato totalmente assolto, cioè diventa legittimante per tutti quelli che poi, ritrovandosi in una condizione del genere, anche magari alla minima avvisaglia, gli viene in testa di poter sparare tranquilli, perché tanto hanno una sorta di immunità. Ah, perché c'è il precedente, cioè il precedente può creare effettivamente un'influenza di un certo tipo in una parte, ma potrebbe farlo anche nella controparte. Penso chiaro, che la legge bilancia, non debba, esatto, è una occuparsi, bilancia, chiaramente. Esatto, cioè ho il timore che invece al senso opposto garantirebbe una sorta di vabbè, facciamolo, chi se ne frega, tutti quei, perché ci stanno i pazzi esaltati, regà, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, c'era la gente che si voleva imbracciare il fucile e andare a sparare agli orsi in giro per strada, voglio dire, ci sta chi un pochino questo gioco dell'arma facile un po' gli piace, un po' ne è affascinato, un po' l'ha vissuto, e quindi qualcuno che un po' è portato all'utilizzo di un'arma in generale. Quindi secondo me la legge non dovrebbe occuparsi troppo dell'esempio che dà, quanto di fare giustizia sul caso, suppongo. Esatto, mi sembra saggio. Ha detto bene Pubble, in particolare sul punto del gioielliere, cioè il gioielliere, ricordatevelo, ha commesso comunque un omicidio, cioè non è che non ha fatto assolutamente niente, quindi va ricordato anche questo. E soprattutto il problema è il gioielliere, se ci pensi, ha anche più facilità d'accesso ad un'arma e all'utilizzo di un'arma. Il rapinatore di fatto no, cioè se la deve procurare illegalmente. Quindi anche lì dire, come ha detto giustamente Pablo, non puniamo il gioielliere, magari potrebbe, diciamo, avere il grilletto più facile ad altri gioiellieri. Guarda, su questo però no, attenzione, perché anche reperire un'arma in maniera illegale, diciamo, senza fare tutto il processo leader legale per averla, non è in certi ambienti poi così tanto complicato. T'assicuro, altrimenti non, non è che lo so, a parte che vabbè, raga, io vengo da quartieri che non sono i Parioli e non sono l'Aventino, cioè io vengo da Garbatella, frequento a Napoli, sto in quartieri che non sono il Vomero, quindi vedo intorno a me quello che succede, non è che come fai a saperlo. Di che calibro lo so è l'arma che vivo... hai in quel cassetto lì dietro? Sì, certo, chiaramente. Ma io penso che se me ci avessi, me sparerei sui piedi, perché sono totalmente incapace delle cose manuali proprio. Però dico, in generale sono cose che si sanno, cioè la reperibilità dell'arma, soprattutto in alcuni quartieri, non è una cosa poi così tanto problematica. Cioè tu sai sempre del caso specifico di qualcuno. Diciamo che ci sono situazioni in cui anche a entrarne in possesso non è così difficile come immaginiamo. È chiaro però che, almeno che non vogliamo vivere completamente nel Far West, bisognerà, cioè sono chiaramente tematiche interessanti che vanno snocciolate, però vanno riprese un attimo con cautela, nel senso della soluzione piena, insomma una cosa un pochino più particolare. Ricordati che questa è una cosa su cui hanno fatto molto riferimento gli inquirenti, anche alla tipologia di arma, nel senso, tu mi puoi dire che sicuramente sul mercato nero si possono reperire determinate armi, comunque anche armi più o meno pericolose, no? Le armi poi, come penso tu saprai, no? Hanno dei livelli diversi anche di letalità, ok? Certo. È stato fatto il punto anche sul gioielliere, che aveva un'arma, diciamo, che tu mi dirai, una pistola, non era proprio una semplice pistola, cioè era una pistola, diciamo, molto molto efficace in quello che doveva fare, non che la pistola servono per sparare e uccidere, però il problema è anche che magari a volte si può entrare in possesso di determinati armamentari molto molto più letali rispetto alla media, legalmente e legittimamente, come ad esempio questo caso qua. A proposito della letalità, avevo un piccolo spunto di riflessione da introdurvi. Mm-hmm. Ce l'avevo in mente già prima, approfitto della conversazione che va in questa direzione per introdurlo prima di una piccola esperienza di vissuto. E, questa questione della letalità delle armi,
c'è abbastanza c'è il giuridico che tende ad essere ho avuto un incespicamento. Tendenza del giuridico ad essere abbastanza unanime nel considerare i livelli di letalità delle armi come colluttazione fisica, armi da taglio e armi da fuoco. Però da un punto di vista concreto più di vissuto, non ritengo che sia così immediato che un coltello o una pistola possano essere più o meno letali di un pugno dato in un punto ben preciso del corpo in cui può essere potenzialmente letale. Perché porto ad esempio un artista marziale o comunque qualche praticante di karate o qualche arte marziale conosce dei punti in cui può essere potenzialmente letale con il suo colpo. A quel punto, certo, io direi buona fortuna a rendere, a dimostrare in un'aula di tribunale che tu ti sei difeso in maniera legittima, perché tu hai tutta una serie di conoscenze che ti portano in una determinata situazione a poter essere potenzialmente letale col tuo stesso corpo. Mentre io potrei invece fare una spezzare una lancia a favore di una pistola o di un coltello, perché se io invece so usare un coltello o so usare una pistola, io potrei essere potenzialmente in grado di essere non letale col coltello e non letale con la pistola. Cioè l'obiettivo della legittima difesa dovrebbe anche essere quello di rendere il malfattore inoffensivo nel più breve tempo possibile, per evitare degli eventuali eventi collaterali che possano avvenire dopo e rendere la situazione ancora più grave. Quindi, non so, volevo avere un'opinione da questo punto di vista, non perché male, dipende dalle varie abilità di qualcuno. Io potrei essere uno che ne sa di particolarmente di coltelli, avere un coltello minore di 4 dita di lunghezza e renderti inoffensivo con un paio di colpi assestati in certi punti del corpo in modo tale da renderti inoffensivo. Cosa dice il diritto su questo punto da questo punto Vai, di vista? Vai Kevin, rispondi poi però in senso veloce, che siamo a 2 ore. Sì. Danny ha detto che ci deve raccontare anche una cosa, quindi risposta, racconto, fine ragazzi. Vai. Il diritto non prevede la letalità del corpo umano, ok, come arma, nel senso, anche se io sono un artista marziale fortissimo, campione mondiale, quello che volete, non influisce sulla legittima difesa, cioè non è quello a cui guarda la legittima difesa, ok? Ovviamente potrebbe essere la mia conoscenza delle arti marziali, come nel famoso caso di Willy, sicuramente utilizzato dagli inquirenti per evitare sviamenti, ad esempio, no, ma l'ho colpito lì, non l'ho fatto tanto apposta, non l'ho colpito in quel punto vitale perché volevo. In realtà poi il giudice lì ti può dire no, perché se un artista marziale sai benissimo che se ti colpisco in quel punto ti provoco una lesione che ti può portare alla morte, ma solo in quel caso può incidere, diciamo. Ma a livello di diritto le armi sono solamente, diciamo, le armi proprie o le armi, diciamo, improprie, come ad esempio non lo so, un puntale, un coltellino svizzero oppure una lancia puntata, ma assolutamente no, il corpo umano non è considerato un'arma nel diritto, anche se sei il più grande artista marziale sulla terra. Chiedono una domanda interessante: un Rottweiler incazzato invece è un'arma? Eccolo. No, un cane da difesa non è nemmeno. Anche il Rottweiler non è considerato un'arma, però può essere considerato un'offendicula. Che cos'è un'offendicula? Sono degli oggetti, anche se il cane a livello giuridico non può essere considerato propriamente un oggetto, e su questo poi se volete se ne può parlare, anche vedo che a Pablo gli interessa molto l'argomento poi degli animali. Non c'è però, parlare, sono d'accordo. Tranquilla che il suo cane non può essere offensivo come un Rottweiler incazzato. Quello è fuori dubbio. Il cane è molto peggio di un Rottweiler incazzato. Okay. Comunque comunque il cane non può essere considerato assolutamente un'arma, può essere considerato un'offendicula, come ad esempio, non lo so, una trappola in cui l'oggetto originale non è assolutamente un'arma, ma che può diventare, diciamo, un oggetto pericoloso. Comunque non rimane un'arma, però io sono punibile in questo caso. Cioè, se il mio Rottweiler scuoia una persona, okay, io rispondo, esatto, all'omicidio colposo. Quindi risponde, chiaramente magari risponde pure il padrone, certo, è il modo per cui su certe tipologie di cani si fanno anche le assicurazioni, no? Se tu c'hai il pitbull, esatto, dentro casa, se è normale che devi assicurarlo per legge, proprio lo vuole la legge, cioè lo devi fare, esatto, per forza. Se io
se io lascio il cane e dico sbrana Roberto e il cane sbrana Roberto, è un omicidio doloso. Se invece io non sto attento, il cane si libera e uccide Roberto, io rispondo di omicidio colposo, mm-hmm. perché avendo la garanzia sul cane, cioè io devo avere una sorveglianza sul cane, sono stato negligente, per questa mia negligenza ho cagionato la morte di Roberto De Maio, esempio. Quindi, okay. Chiarissimo. Vai Danny, velocemente in un minuto, cosa ci devi raccontare? L'ultima questione, non mi è nuovo, perché è un racconto che ho, che mi è stato riferito più volte da più persone, che non è nuovo che forze dell'ordine, diciamo in maniera ufficiosa, perché di certo in maniera ufficiale non te lo potrebbero mai dire, ma in maniera ufficiosa, amici di nelle forze dell'ordine, ti dicano la seguente frase: se ti entra un ladro in casa, spara per uccidere, perché è molto, che, è molto più conveniente un morto che non parla piuttosto che uno vivo che ti denuncia e che parla. In questo senso, la legge non potrebbe in un certo qual modo, o quantomeno la percezione della legittima difesa qui in Italia, non può essere in un qualche modo criminogena? È un po' un esempio parallelo ad altre questioni nel diritto, come per esempio i divorzi, che più volte dei giudici si sono espressi in tal senso, che a volte al marito conviene uccidere la moglie che con vari attenuanti se la cava con pochi anni di galera, che non tanto con anni e anni di processo che gli costano un sacco di soldi di spese legali. Chiaro, tutti ci dissociamo da questo tipo di opinioni, però purtroppo nel vissuto, nella popolazione ci sono queste opinioni. Cosa dice il nostro Kevin da questo punto di vista? Rispondo, è interessante come domanda. Qui si parla di procedibilità, no? Cioè, è chiaro, ragazzi, che ci sono dei reati che si dicono procedibili a querela, cioè possono essere inquisiti solo se la persona offesa dal reato sporge querela, esempio lesioni personali, Pablo mi tira uno schiaffo, io sporgo querela. Ci sono dei reati che sono sia gravi sia per questioni logiche che si dice procedibili in ufficio. Quindi sì, io ammazzo il ladro che mi è entrato in casa, il ladro non potrà sicuramente denunciarmi, ma mi denuncia chi? Ovviamente la polizia, cioè procede d'ufficio la polizia a fare le indagini. Quindi assolutamente. Tra l'altro non è neanche vero il discorso della moglie, cioè ovviamente uccidere la moglie comporta un aggravante all'omicidio che, vi ricordo, non prevede l'ergastolo, ma uccidere la moglie è uno di quei casi in cui comporta un aggravante, ovvero l'ergastolo. Quindi come pena non si passa più da 21 a 24 anni, ma direttamente all'ergastolo. Vabbè, cioè, da questo punto di vista non mi esprimo per quanto riguarda la fattispecie di quell'esempio, era solo un parallelismo di un'intervista che è stata fatta a un giudice. Chiaramente da questa cosa ci dissociamo, anzi, se fosse veramente che il diritto incentiva a questo tipo di comportamenti, forse sarebbe il caso di porre riparo. Però esatto. Bellissimo. Vi saluto. Comunque complimenti per il microfono. Hai il microfono migliore. Grazie. Rispondo anche a questo, perché ho visto che ci sono stati dei commenti che mi hanno complimentato, esatto, sull'audio. Sì. Il mio setup è una Focusrite 2i2 con un microfono ok da 35 euro, quindi non è neanche poi un microfono da chissà quale qualità. È solamente un cavo quasi meglio del mio, ma è direzionale. Unidirezionale, sì. O scrivicelo, che magari chissà, a Natale, magari passa Babbo Natale. Ma l'ho preso qualche anno fa, quindi non è neanche l'ultimo grido. Diciamo che ho notato che l'isolamento del cavo verso il microfono è la cosa migliore per quanto riguarda la qualità dell'audio. Toglie via tutti i rumori di fondo e di conseguenza viene pulito. Bellissimo. Seriamente scrivimelo. Sono un feticista dell'hardware. Mi piace proprio... No, è stata la scheda audio a fare tanto. Era stata, guarda, la scheda audio meglio a fare degli tanto ospiti. Il... Guarda Kevin come si è presentato. Kevin senza cuffie, senza microfono, senza niente. I microfoni del computer. Potevate anche vedermi in faccia, perché anche la webcam non è male. Però non voglio rubarvi il palco. Vabbè, dai, attivala un secondo se vuoi. Tanto siamo in chiusura, così facciamo. Ecco il face reveal, era messo benissimo. Io tra l'altro quello che stavo dicendo è che l'avevo visto un attimo prima in studio, l'aveva attivato un attimo per sbaglio. Sì, infatti l'avevo attivata. Ma è una postazione meravigliosa. Ma questo, cioè, fa paura, ho detto.
Diciamo che sono un feticista dell'hardware, mi piace avere l'hardware sempre all'ultimo grido. Da ragazzino avevo anche l'idea di fare YouTube come voi, ma poi ho detto, aspetta, non ho niente di nuovo da dire, quindi ho detto, c'è altra gente che dice cose ben più costruttive. Scrivimi dopo, sia per i consigli sia per la questione dell'hardware, che dobbiamo fare due chiacchiere a riguardo, poi ti dico dove ti pare, Instagram te.maio, sui miei social. Su Quasi la Scialuppa, scrivi da qualche parte che da tanto Danny ti trovo, ti contatto io. Perfetto, e poi parliamo. Ti scrivo. Interessanti, Danny, è veramente esatto. Spunti interessanti e tanto quanto belli, tanto quanto l'hardware, mi verrebbe da dire, quindi proprio azzeccato. Grazie mille per essere stato qui con noi. Sono questi gli ospiti che vogliamo per le chiamate, per la scialuppa. È stato un esperimento. Quanta roba, che almeno... apriamoselo subito questo, cioè subito se vuole venire con noi. Tantissima roba, proprio bello, bello, bello. Bene, mi sembra che l'esperimento sia riuscito comunque, esatto, no? Di queste chiamate dicendo. In live. Molto riuscito, lo rifaremo, non so quando, ma lo rifaremo. Lo rifaremo, vediamo entro quanto. Comunque, ragazzi, siete stati bravissimi sia dalla chat a gestire, sia le persone che hanno chiamato. Tra l'altro, allora, c'ho un altro abbonamento da ringraziare, che è Guido Keller von Kellerer da YouTube, un altro cadetto. E prima ho ringraziato Christian Doriguzzi Bozzo, se non sbaglio, se non l'ho ringraziato lo faccio adesso, ma non avevo visto che ha fatto l'abbonamento da luogotenente. Non semplice cadetto, quindi grazie mille, avete visto che c'è la gerarchia, c'è la scalata da fare, poi adesso vi mettiamo a posto tutte le varie icone domani, che vi rimarranno, perché domani, qual è però. Il bello di rimanere abbonati, che se non sbaglio anche quando commentate i video sul canale siete abbonati e si vede, rispetto a, che ne so, a una super chat che rimane soltanto per la diretta, quindi abbonatevi, fatele sub da Twitch, poi Paola le fa sta icone, domani Pubble fa tutto, domani Pubble le fa, lo fatele faccio sub da dopo, Twitch, dopo, vale dopo anche lì la stessa identica cosa, abbonatevi su YouTube, grazie mille per aver sostenuto la scialuppa, per chi ci guarderà in differita e anche per chi ci sta guardando in live adesso, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su tutti i nostri social per rimanere aggiornati su tutte le varie puntate extra, grazie mille a Kevin Del Chicca, nostro ospite, che questa sera ha parlato tantissimo, di sicuro più di me, ci ha dato un sacco di spunti, ha risposto a tutte le nostre domande, è stato sicuramente un valore aggiunto. Per il resto, se non ci sono novità, ci vediamo sempre giovedì prossimo, sempre alle 21, sempre su Twitch, sempre a bordo della scialuppa. E auguri e buon auguri. Ponte dell'Immacolata, che io ci tengo a queste cose, pur se certo. Abbiamo fatto tutte le discussioni, io ci tengo lo stesso, sacro e profano mi piace. E grazie mille per chi ci ha seguito, nonostante appunto la festa di domani, perché sono tutti fuori a ballare. Notte, ragazzi! Bravi! Ciao belli!